Le esplosioni, i pompieri intenti a scavare per ore tra le macerie per trovare i corpi, la palazzina crollata, 3, il numero delle vittime estratte in quasi 9 ore di ricerca da parte di 8 squadre di vigili del fuoco impegnate sul posto. Bilancio pesantissimo quello che si è registrato oggi a Gorizia, in viale 20 settembre, dopo che una palazzina è stata letteralmente spazzata via da un'esplosione, forse causata da una massiccia fuga di gas. Vittime del terrificante boato: Sabina Trapani, 43enne, veneta di Sandona di Piave, il compagno Miha Ursic, 45enne, sloveno, trovati sotto le macerie, ancora assieme nel letto. E poi c'è Fabrizio Facchettin, 50 anni, disabile. Sono circa le 13.45 e anche il terzo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, quello del 50enne disabile. Quindi dopo il crollo della palazzina, dopo tutto il lavoro di queste 8 ore effettuato dai vigili del fuoco di Gorizia, di Trieste e di Udine, si chiudono le speranze anche per Fabrizio Facchettin. Abbiamo una 30ina di uomini, abbiamo 3 squadre da Gorizia, abbiamo una squadra di rinforzo da Trieste, poi abbiamo il movimento terra da Udine e abbiamo anche i cinofili. Calcolate che c'erano 3 solai, uno sopra l'altro, che sono crollati e si sono schiacciati uno sopra l'altro. E così la cronaca della giornata lunga, lunghissima di oggi. Buonasera, ben ritrovati a Ring. È doveroso anche per noi, ovviamente, dopo aver seguito largamente in diretta per l'intera giornata quanto accaduto questa notte a Gorizia, tornare per capire un po' che cosa sia accaduto. Tra poco vedremo anche il servizio, la ricostruzione di Gianluca Paladin sul fronte dell'inchiesta, insomma, che ovviamente adesso sarà aperta. Grazie per la disponibilità al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberra. Buonasera, ben trovato. Allora, ha deciso, sarà lutto cittadino? Sì, ho firmato l'ordinanza alcune ore fa, gli uffici comunque sono chiusi, perciò domani mattina sarà formalmente depositata e perciò sabato sarà giornata di lutto cittadino. Mi sembra un atto dovuto perché il lutto cittadino, non c'è una regola precisa per proclamare una o più giornate di lutto cittadino, ma io credo che i cittadini se lo sentono, ci sono, perché non è soltanto una tragedia, ma c'è una tragedia nella tragedia. Lei ha citato, anzi il servizio ha citato le 3 persone che ai noi son decedute, e tutte e 3 naturalmente fanno impressione, ma ancora di più forse i 2 giovani, 44enne e 45enne, perché entrambi non sono goriziani, cioè entrambi avevano scelto Gorizia. Bravo. Entrambi hanno scelto Gorizia, ma non come sede provvisoria, perché avevano acquistato l'appartamento, l'avevano riqualificato alcuni anni fa, hanno depositato nel 2017 la chiusura della riqualificazione in comune, avvenuta peraltro a regola d'arte, perciò non influente sui drammatici fatti di questa notte. Perciò lui dalla Slovenia, da poco oltre confine, da San Pietro Vertoiba, un piccolo comune adiacente a Nova Gorizia. Lei da Sandonama, alcuni anni poi a Caorle e da 10 anni già a Gorizia. Entrambi avevano scelto appunto la nostra città per viverci, per mettere su famiglia. E il dramma è che in realtà, anziché città per viverci, è diventata la loro tomba. Una cosa davvero che, ripeto, ogni morte è agghiacciante e spaventosa. Però ci sono delle tragedie nelle tragedie che colpiscono ancora di più. La persona nel piano sotto è un disabile giovane, anche egli cinquantenne. Quello che ci dispiace naturalmente è anche le condizioni che hanno, fino all'ultimo abbiamo sperato che potesse perlomeno lui essere, visto che sono trascorse diverse ore tra il reperimento delle prime due salme e la sua, fino all'ultimo abbiamo sperato potesse essere vivo, ai noi non è accaduto, e devo anzi spezzare la lancia e ringraziare davvero per la loro opera eccezionale, davvero eccezionale, tutti coloro che sono intervenuti in prima fila. Mi riferisco innanzitutto al Vigili del Fuoco, ma le forze dell'ordine, il 118, la,
la protezione civile, la polizia locale. Davvero sono stati eccezionali nei tempi. Questo è vero. Nei tempi, perché quando dico di pochi minuti, è davvero pochi minuti. Cioè è stato, sindaco, scusi se la interrompo, molto bello segnalare anche l'SMS che abbiamo ricevuto, che giriamo ovviamente tramite il sindaco alla popolazione di Gorizia, non solo perché siamo vicini alle vittime, hanno scritto, questo è un dato importante. Abbiamo segnalato la tempestività dei soccorsi, poi l'attenzione anche nel diffondere notizie con premura, ma farlo, che è già un dato importante anche per noi che per intera mattinata abbiamo seguito quanto stesse accadendo, quindi era giusto che si diffondessero notizie corrette. All'inizio non era neanche chiaro, lo immaginavamo tutti, fosse una fuga di gas. Lei nell'intervista oggi con i nostri colleghi ha detto si cerca di capire se gas metano o GPL, che cosa vuol GPL dire, bombole non le hanno trovate. No? Anche GPL. Perché in un primo momento, come è ovvio che sia, tutte le piste rigorosamente devono essere battute, devono essere seguite. Per alcuni istanti, è impressionante questa immagine. Questo il manifesto, sì. Volato. Per alcuni istanti si è pensato, visto una testimonianza di una persona che riteneva, per la sua lunga esperienza, che la deflagrazione fosse stata determinata per il quello tipo... sindaco, mi perdoni, sembra un orologio, no? Sì, okay. Sembra un orologio appoggiato appunto sul manifesto. Mm-hmm. E sembrava che la deflagrazione potesse essere stata determinata non già dal gas metano, ma dal GPL. In realtà non c'è alcuna prova che ci sia stata un'esplosione di bombole GPL, GPL, quantomeno per escludere questa pista, ma ripeto, giustamente la procura nella sua istruttoria, suppongo, percorrerà tutte le strade percorribili fino alla fine. Io ho atteso fino alle 4:30-5 per capire se vi potesse essere il rischio di una determinazione da parte di qualcuno nel provocare quanto è accaduto, per scegliere appunto se proclamare o meno la giornata di lutto. Ho scelto di farlo comunque. Farlo comunque perché i cittadini si aspettano questo ed è giusto che sia così. Ho constatato anche sui social, sugli sms, le mail ricevute da amici, colleghi, non soltanto in Friuli Venezia Giulia, ma anche da sindaci, amministratori, un po' da altre aree, altre zone d'Italia. Una grande solidarietà innanzitutto e vicinanze. Naturalmente noi siamo immensamente vicini alle famiglie delle vittime, mi viene, ahimè, più facile pensare con la pelle d'oca a chi ha dovuto dire ai genitori di quel 44enne, di quel 45enne, di quella 44enne, che i loro figli non c'erano più. Una cosa agghiacciante, qualunque genitore pensa, certo. Ecco, non so come un genitore possa superare questo dramma. Allora, questa tragedia. Sabina Trapani, 45 anni, originaria di Caorle, Venezia, aveva scelto la città di Gorizia per costruire la sua vita con il compagno. Mia Ursic, 47 anni, originario di Vitrojbija, nella vicina Slovenia. La casa in cui abitavano nella notte è crollata, lo sappiamo appunto, a causa dell'esplosione. La coppia, come il residente del piano terra, Fabrizio Facchettin, non era molto conosciuta nel vicinato, no, sindaco? Sì, non era conosciuta anche perché facevano una vita loro riservata, ma dobbiamo anche poi, non so qual era la sua professione. È vero che negli ultimi anni stiamo registrando un flusso importante, interessante, da parte di cittadini d'oltre confine, di Nova Gorizia, di Aidussia, di Sempete Vertoiba, che pur lavorando, tante volte pur continuando a risiedere per lungo tempo oltre confine, scelgono però il primo domicilio e magari poi la residenza a Gorizia, acquistando o affittando o acquistando degli appartamenti. Però se l'attività professionale si svolge oltre confine, ci sono poche opportunità anche per fare amicizia. Tant'è vero che nella via non frequentava molto il vicinato. Infatti qui poi volevo leggere ancora per ricordare giusto le vittime. Sabina viveva a Gorizia dal 2009, come diceva il sindaco, dove lavorava come arredatrice di interni, aveva due fratelli e una sorella. Il padre Gennaro era un attivista della Onlus Via di Natale, associazione impegnata nell'ospitalità dei malati in cura nel centro di riferimento oncologico di Aviano. Facchettin, che è appunto la persona che risiedeva al piano terra, lievemente disabile, originario di Trieste, aveva vissuto parte della sua vita a Faradisonzo assieme al padre, per poi trasferirsi alla morte del congiunto nel capoluogo isontino. Ecco, come avete sentito, e l'esplosione, a quanto è dato sapere fino ad adesso, avrebbe avuto origine
al piano sopra, esattamente nell'abitazione di lui. Tant'è vero che, appunto, come il giustamente e correttamente riporta il servizio, i due ragazzi al primo piano, ragazzo e ragazza, sono stati colti certamente nel sonno e appunto nel letto. Perciò sono passati dal sonno alla morte, presumibilmente. Sindaco, è qualcuno che ha incontrato, li conosceva tra i testimoni? No, nessuno, soltanto una signora che si era particolarmente commossa perché aveva visto l'Ursic, perciò il ragazzo sloveno, ma di più non abbiamo saputo. Conosco parte della famiglia di Facchinetti, mi riferisco al fratello, ma ho saputo dopo, pensavo fosse un caso di omonimia, anche perché sono Trieste, originali, giusto, esattamente. Infatti anche noi abbiamo Trieste, fratello poi ha svolto anche attività, certo, politica, è stato anche eletto in qualche consiglio comunale, mi pare friulano forse. No? Adesso ci sarà il problema naturalmente dell'asporto, cioè della sicurezza della strada. È quello che volevo chiederle. Che succede ora? È un asse importante, essendo non dotati di automezzi per la movimentazione delle macerie, i vigili del fuoco di Vingorizia sono supportati, aiutati dal comando provinciale di Udine, verrà perciò con questi mezzi. Noi provvederemo invece al reperimento di mezzi adeguati attraverso i privati per spostare, perciò i camion, per capirci, che dovranno spostare in un luogo adatto a depositare, ecco l'immagine, un luogo adatto a depositare questo tipo di detriti, che vanno ovviamente selezionati dal vetro, il metallo, la pietra, il legno, eccetera eccetera. Lei aveva sentito, ora vorrei ti chiedo, Guido, il servizio sull'inchiesta, aveva sentito i vertici di Acegas, no, tutti quanti, sì, stamattina non risultavano, assolutamente. Anche i vigili del fuoco avevano detto problemi di staticità non erano mai stati segnalati, perché appunto non si capiva quale fosse la causa per diverse ore, ecco, poi è stato due informazioni, infatti alle 8:30 già stamane ho sentito il referente regionale di Acegas PS Amga, il quale mi aveva confermato che proprio 4 giorni fa era stata fatta la manutenzione, il controllo e il monitoraggio della condotta, quella generale, non quella privata, mi riferisco naturalmente alla rete pubblica, e che peraltro questa società estremamente seria svolge questa attività di monitoraggio con una periodicità ben superiore a quella prevista dalla legge. Adesso appunto si tratterà di capire. Poi una delle prime cose che ho fatto è verificare con il comando dei vigili del fuoco la necessità, l'eventualità di dover altro, esattamente, sì, di evacuare. Questa scongiurata. No, è stato evacuato soltanto quell'edificio letteralmente attaccato. Ah. Non adiacente, ma proprio quello. Quindi attaccato. Quindi stanotte dormiranno fuori? Un'unica persona dovrà dormire fuori, non soltanto questa notte, ma dobbiamo capire, perché oggi intendono abbattere fino a un'altezza di sicurezza, cioè gettare giù grosso modo la metà delle facciate, che sono quelle che diversamente basta una piccola scossa e potrebbero, ma anche senza nulla, potrebbero cadere. Dopodiché appunto entro sabato ci auguriamo, però ripeto, non siamo in grado ancora di dare conferma sul calendario degli interventi. Sabato noi speriamo, entro sabato, di raccogliere tutte le... cioè di spostare tutte le masserizie, il prodotto del crollo altrove, e perciò domenica, mal che vada, lunedì, di ripristinare quantomeno su mezza carreggiata il traffico veicolare, semmai si valuterà se perché anche il traffico è interrotto adesso, no? Assolutamente, rigorosamente bloccato. È consentito l'accesso soltanto a quegli edifici, a quelle vetture negli edifici adiacenti, quelli che perciò non corrono alcun rischio di danno. Vediamo il servizio, Guido. Sulle cause del crollo ovviamente è prematuro fare qualsiasi ipotesi. Gli unici dati obiettivi che abbiamo è che verosimilmente si è trattata di un'esplosione, sia perché qualche vicino di casa ha sentito un botto in quell'ora della notte, sia perché alcuni reperti dell'edificio sono stati trovati a una considerevole distanza dallo stesso edificio, e questo fa presupporre un'esplosione interna.
Sarà un'inchiesta a chiarire le cause della tragedia costata la vita questa notte ai tre residenti della palazzina civico 72 di Viale 20 Settembre a Gorizia, per capire soprattutto se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. Allo stato attuale non sono state rinvenute bombole di GPL tra le macerie, elementi che potrebbero spiegare la violenza della deflagrazione. Mi dicevano anche i tecnici dei Vigili del Fuoco, in particolare il comandante regionale, che anche da come si presentano le pareti del manufatto andato distrutto, si ipotizza una certa esplosione in una certa direzione. Le cause sono tutte da verificare. Quando sono intervenute sul posto le prime pattuglie e i primi operanti, c'era un fortissimo odore di gas. Ovviamente è da verificare se l'esplosione è stata causata da una fuga di gas interna accidentale o meno, oppure se la tubatura di gas si sia rotta con fuoriuscita di gas a seguito di un'altra causale dell'esplosione. Ecco, sì, no, i funerali non si sa ancora quando possono essere. Assolutamente no, probabilmente sarà intorno alla metà della prossima settimana, dipende anche se la procura intende in qualche modo svolgere degli interventi sulle salme. Non credo, perché è estremamente facile comprendere quali sono le ragioni del decesso. Noi come comune intendiamo però essere presenti a tutte e tre le funzioni religiose o civili che vorranno fare. E può darsi anche che perciò tutte e tre avvengano in luoghi, in momenti separati, non so cosa decideranno le famiglie, però noi saremo presenti in tutte e tre le funzioni. Grazie sindaco, grazie a lei, davvero a Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Vediamo il servizio sulle ultime ore in consiglio regionale e poi introduciamo gli altri ospiti. Scoppia il caos in consiglio regionale. La cosiddetta omnibus affrontata ieri in aula ha riservato colpi di scena e aspre polemiche tra le parti, con il consigliere Sciaurli del Partito Democratico e il presidente del consiglio Piermauro Zanin faccia a faccia a cantarsele di santa ragione, come testimonia il video pubblicato dal Messaggero Veneto girato dall'agenzia Dire. L'ex assessore della giunta Serracchiani, Sciaurli, nel criticare la gestione del presidente d'aula per come ha tenuto l'ordine dei lavori, ha provocato Zanin invitandolo ironicamente a nominare al più presto il famoso portavoce, per cui sempre il PD ieri ha convocato una conferenza in cui criticava la spartizione delle poltrone da parte della maggioranza. Senza portavoce non riesci neanche a seguire la cosa, chiama Molinaro subito, chiama Molinaro, perché altri sono sul messaggero, subito chiamalo. Tutto, si può dire, nasce dalla gestione della seduta di ieri. Inizio previsto alle 10, inizio effettivo 10:20. Subito una sospensione di un'ora che ha mandato su tutte le furie le opposizioni. Alle 11:30 la ripresa con una miriade di emendamenti arrivati in extremis. Poi le notizie sulla sanità decise dalla giunta e apprese dai consiglieri attraverso il mezzo stampa, che in un clima già rovente era inevitabile provocassero un incendio. Come te, il 3% sei più vicino tu. Vai, tu e Forza Italia, sei molto più vicino. Tu sei molto più vicino, vai, chiama Molinaro, chiama Molinaro, avete chiamato tanto, mi parliamo. Allora, già polemica durante il servizio, ve lo dico. Allora presento intanto gli ospiti. Andre, per cavalleria lo sai come siamo noi qui a Ringa. Chiara Daggiau, Partito Democratico, buonasera, ben trovata. Buonasera, grazie. Come dico sempre, prima volta a Ringa, tenga duro. Tiziano Centis, consigliere regionale dei cittadini. Buonasera. Saluto e ringrazio Danilo Slocar della Lega. Buonasera a tutti. Cos'è il comunicato di Federica, quello lì? Certo. Ma adesso lo leggo, non si preoccupi. Ah, me lo dice lei? Faccio io le notizie. Sa che Centis è passa con la Lega? No, ancora è presto. Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle, consigliere regionale Movimento 5 Stelle. Attendiamo i tempi della giustizia, sapete, sono un po' lenti. Claudio Giacomelli,
di Fratelli d'Italia, quindi tiratina d'orecchie subito, quindi fateglielo sapere, è in ritardo. Allora, primi articoli approvati, oggi altra giornata caldissima dopo quella di ieri, insomma, già contestavate il ruolo del Presidente del Consiglio? Certo che sì. Di solito si sfogava Ringhi, no. Invece si è sfogato anche in aula. Cosa è successo? No, è successo che il Presidente del Consiglio innanzitutto deve gestire i lavori dell'aula consiliare in maniera imparziale, senza pesi da una parte rispetto ad altre. Più contro della Lega, no, che lui. Appunto. Allora, deve gestire i lavori dell'aula consiliare, deve dare lo spazio giusto e corretto a tutti, deve cercare di tenere a bada anche i suoi, e deve anche riprendere assessori e consiglieri che fanno forme di battute o di commenti, va bene, o sorrisini sopra gli interventi di altri consiglieri. Quindi, insomma, una gestione più corretta e solidale nei confronti dei consiglieri di minoranza e di opposizione. A cominciare da Danilo Slocar. No, e quindi tira le orecchie ai tuoi colleghi tipo Moretti. Perché si permette. No, Slocar ce l'ha qua ce l'ha da già, o pensa ben lei a difendere per l'avvocato del PD. Io vi voglio molto bene. Moretti, però siete talmente persone più mitiche. Siete talmente saccenti. Pensate la saccenza da tutti i pori. E state sulle scatole della gente. E poi è normale che la gente si incazzi, no? No, io non sto sulle scatole. No, io dico non tu, perché sei l'unico, per quello passerai con la Lega, mica per altro. È ancora presto. Allora, non è del PD. Non è del PD. Allora, cerchiamo adesso di riepilogare, sarà complicato, però sfrutteremo i nostri consiglieri presenti in queste giornate lunghe e lunghissime, anche perché domani si ricomincia, no? Sì. Oggi si è iniziato a votare, soprattutto quel che riguarda uno dei temi più caldi, anche se non prettamente triestino, ma insomma uno di quelli sempre più importanti, che è il punto nascita, che ufficialmente con i primi voti di oggi chiude a Palmanova, passa a riapre a La Tisana come da titoli. Ma c'è un'altra polemica, poi c'è il fronte nazionale, ora rivedremo un po' la risposta nella lettera, il Premier Conte che dice staremo sotto il 2-1, guardate che non è 2-5 il rapporto, insomma l'Unione Europea che non crede molto agli studi presentati dall'Italia, Salvini che ribadisce abbassiamo le tasse, tutti argomenti insomma che ben conosciamo ormai da settimane, sono un po' sempre quelli, c'è il nuovo caso Sea Watch, ma a Trieste riesplode una vicenda nota, che è quella dello striscione di Giulio Regeni, come sapete. Con che coraggio un PD si permette di criticare e attaccare dopo i disastri loro creati? Hanno una memoria corta? No, no, The Plant scrive così. Non posso. Leggo tutti gli sms, va bene, non fatemi leggere quelli schierati, facciamo domande. Non vi ho ricordato, oltre al 340-700-6567, che c'è anche lo streaming sulla pagina Facebook di Tele4, quindi se volete commentare anche lì. Allora, ci fai vedere, Guido, prima della pubblicità, la manifestazione di oggi, ecco, punto nascita, perfetto, grazie mille, vediamo. Questa mattina una trentina di persone tra cittadini, sindaci e consiglieri regionali di tutte le forze politiche hanno deciso di protestare sotto il Consiglio regionale in difesa dell'ospedale e del punto nascita di Palmanova, che in seguito alla decisione della giunta regionale verrà chiuso per privilegiare quello di La Tisana. Chiediamo che lasci, visto i numeri anche dei parti che ci sono stati, che lasci il punto nascita a Palmanova. Che queste scelte sono state fatte soltanto per motivi politici, strettamente politici, ma non fanno nessun riferimento a statistiche e comunque alla ragione, perché la ragione dice che il punto nascita di Palmanova ha i numeri per rimanere aperto. È una vergogna, insomma, ragionare sui numeri politici e non su quelle che sono le statistiche, e il fatto che l'ospedale di Palmanova ha, per quanto riguarda le sale parto, delle sale parto nuove, e dei numeri che potenzialmente sono fra i migliori in regione, e quindi noi chiediamo alla regione di fare un passo indietro e di ascoltare i cittadini e di ascoltare anche i professionisti della sanità. Tant'è che però è andata così poi, no? Da Giau? Certo.
È andata così, è andata male e siamo andati in aula come pensando di poter... Aspetti. È andata bene per voi evidentemente, avete fatto quello che... Ma per i cittadini, cosa... non per noi. Ma no, non credo che sia andato bene per i cittadini. Guarda, quando si blocca la discussione, l'approfondimento dei temi non è mai un bene per i cittadini, perché quando le scelte sono fatte così, rispondendo sull'onda di quello che sono magari promesse elettorali, oggi abbiamo sentito in aula che è corretto adempiere a quelle che sono le promesse elettorali, però bisogna anche che i consiglieri facciano il loro lavoro, le commissioni approfondiscano e si studino le questioni. Siamo entrati in aula pensando di discutere una omnibus così anche di scarsa rilevanza dal punto di vista dei contenuti, che fosse solo una manutenzione. Ci siamo trovati un pezzo, un frammento, dico io perché è solo un frammento, di riforma sanitaria. Allora io non credo che questa sia la serietà, perché è come tirare fuori dal cappello una soluzione. Oggi abbiamo visto arrivare un ulteriore subemendamento che promette sulla carta a Palmanova tutta una serie di cose per rinforzare l'ospedale, poi bisogna lei vedere dice per nella compensare realtà di fatto politicamente la chiusura del punto nascita. Una compensazione di questo, ma io non credo che si possa pensare di affrontare il tema della salute e della sicurezza dei cittadini in questo modo, concentrandosi semplicemente su alcune realtà locali, non pensando in generale a come deve essere strutturata e migliorata la sanità, e soprattutto concentrandoci sull'ospedale e sugli ospedali solo, e non sull'assistenza primaria e sul territorio. Allora, mi perdoni che facciamo entrare Claudio Giacomelli, abbiamo detto che buonasera, ben trovato, grazie, Fratelli d'Italia. Ma, mi perdoni, ma come possiamo dire che parliamo di contentini? Cioè, noi partiamo da un disastro fatto in 5 anni. Parliamo della sanità, per non parlare di tutto il resto che hanno fatto loro con la Serracchiani, no? Perché è a detta di tutti questa cosa qua. Noi abbiamo fatto una scelta del PD, non credo. Abbiamo fatto una scelta, no, ma anche loro hanno fatto, pensa, hanno sospeso l'ospedale di La Tisana all'epoca, non hanno avuto nemmeno il coraggio. Non l'ospedale. Boh, insomma, ho capito la stessa cosa. Per alcune non è propriamente la stessa cosa. Ma insomma, guarda, per quel servizio che stava offrendo è come se l'avessero chiuso. Io credo che in realtà noi abbiamo fatto una scelta intelligente che porta sicuramente valore aggiunto, e devo dire la verità che Federica ha capito insieme a Riccardi di valorizzare quelle realtà, e non si può pensare, come abbiamo visto, che un medico possa visitare una paziente una al giorno. Come può funzionare un ospedale così? Sì, però che adesso ci troviamo nella situazione in cui abbiamo ridato il punto nascita alla Tisana, però rinforziamo Palmanova e giustifichiamo questa cosa dicendo che siccome la Tisana è più vicino al Veneto orientale, aumentiamo l'attrattività. Ma spostiamo tutto a Palmanova. Allora, se pensiamo che l'attrattività dell'ospedale di La Tisana sia giocata solo sul punto nascita, che ricordo è sotto soglia prevista da legge per quanto riguarda la sicurezza dei parti, Tu hai detto che abbiamo portato solo questo. Noi stiamo portando provvedimento per provvedimento, e abbiamo 5 anni per trasformare questa regione. Dacci tempo, voi votate tranquillamente se andate avanti con questo ritmo credo che farete pochi cambiamenti. Ma meglio fare poco, in un anno, come sinceramente, dici tu, non abbiamo visto bene, nulla. E voi avete non fatto abbiamo solo, visto vo, nulla. Voi, noi non invece, abbiamo un'idea noi sugli abbiamo enti visto locali, invece non abbiamo un'idea 5 anni di disastri. Allora, 5 anni di disastri. Vi fermo. Intanto qui arrabbiatissimi per il contrasto in aula, Sciaurli Zanino, ho visto un SMS pesante. C'è la pubblicità. Ha visto subito, accolto da un bel SMS contro Fratelli d'Italia, Giacomelli, cattivissimi. No, però l'orario è colpa mia, ha ragione. Sì, è vero che l'ho detto io dopo. Allora, era preterintenzionale, che Fratelli d'Italia ultimamente dà fastidio a molti. Però noi facciamo politica in questo modo, quindi non abbiamo peli sulla lingua, diciamo quello che pensiamo. Poi adesso vi godete la vittoria, noi in Sardegna, quindi quello è importante. Beh, obiettivamente il movimento di Giorgia Meloni è in salita, credo che
stiamo lavorando, abbiamo delle soddisfazioni, credo che si siano capite. Allora, io ricordo che anche la Lega è in salita, no? Perché poi meriti sono in qualche modo... Aspetti, allora... No, con una differenza, che regolarmente quando si parla di Fratelli d'Italia, voglio ricordare anche alle europee, i sondaggi ci danno sempre sotto quello che siamo. E quindi è una bella soddisfazione. Invece sì, la Lega, beh, insomma, gli ultimi giorni... Stiamo andando male? Sì, per il momento va bene, per il momento va bene. Per il momento va bene. Per il momento. No, non sto dicendo quello, facevo il paragone con i sondaggi. Dice che stiamo andando male, no. Mi metto il meglio Forza Italia. Vediamo i numeri secondo la questura. Allora, Giacomelli con Federica, che segnala il ministro Salvini in merito alla rottamazione ter bis delle cartelle aziendali, delle agenzie delle entrate. Allora, Sergo... ho voluto citare, cominciamo da lei, perché la decisione passa con l'appoggio del Movimento 5 Stelle, raggiunti 29 voti a favore e 14 contrari, via libera l'emendamento che trasforma subito il nosocomio Palmarino in super ospedale. Poi lo spieghiamo. Quello non è passato con i nostri voti. Il secondo emendamento non l'abbiamo votato, per i motivi che spiegheremo, però insomma, sulla tisana abbiamo fatto 5 anni di battaglie chiedendo che la riapertura fosse dice, va bene, un minuto di pubblicità, ritorniamo da qui, ripartiamo da qui, a tra poco. Credo che oggi è stata una brutta giornata per il Consiglio regionale e anche un precedente pericoloso. Chiudiamo un punto nascita con 800 parti all'anno, in assoluta sicurezza per mamme e bambini, senza avere uno straccio di dato, di evidenza scientifica che ci permetta di dire che facendo questa scelta miglioreremo la salute della nostra regione. È stata scaricata sul consigliere regionale la scelta, non l'ha fatta la Giunta e io penso che questo dovrebbe far preoccupare tutti gli altri territori della regione, perché siamo di fronte a delle scelte calate dall'alto che non passano attraverso l'ascolto di cittadini, sindaci e amministratori locali. Allora, così il segretario regionale del Partito Democratico, Cristiano Sciaurli, come mai quindi avete votato con la maggioranza per questo spostamento? Ma come detto, perché l'abbiamo chiesto per 5 anni. È da quando l'assessore Telesca aveva presentato e approvato una delibera il 30 dicembre 2014 tra un panettone e uno champagne che avrebbe chiuso uno dei due punti nascita, ma non ha mai preso una decisione su quale dei due dovesse essere chiuso. Nel marzo 2016 fu il direttore dell'azienda, quindi neanche la politica, a dover sospendere il punto nascita perché evidentemente tutti e due non potevano andare avanti, si diceva per mancanza di personale, poi anche qua possiamo metterci a discutere se 7 anni di programmazione non sono sufficienti per trovare personale abbastanza per poter portare avanti uno o due reparti. Siamo arrivati fino al 2019, noi anche in questa legislatura, quindi non è che lo chiedevamo solo alla Presidente Serracchiani di riaprire la tisana, che era quello che ci interessava per tutta una serie di motivi geografici, in primo luogo noi dobbiamo tenere conto che da Terrazza Mare fino all'ospedale di Palmanova ci sono 54 chilometri, da Terrazza Mare fino all'ospedale di San Vito ci sono 44 chilometri. Oggi il sindaco di Palmanova è venuto in commissione e si lamentava del fatto che chiudendo Palmanova il comune di Ruda avrebbe avuto un grave danno. Il comune di Ruda dista 15 km dal punto nascita di Monfalcone. Allora voi capite che se il sindaco di Palmanova viene ovviamente a difendere la sua causa, che fa benissimo perché è un sindaco ed è giusto che stia vicino alle sue comunità e lo farebbe praticamente chiunque, ma non può venirci a dire che 15 chilometri sono troppi da fare quando ci sono cittadini di questa regione che per 3 anni hanno dovuto avere questo patema d'animo di non sapere dove andare nei tempi stabiliti. Ed è questo uno dei motivi per cui abbiamo sempre chiesto la riapertura del punto nascita della tisana, l'abbiamo chiesto anche a questa giunta con interrogazioni anche che si dovevano discutere meno di una settimana fa, e l'assessore Riccardi ha rinviato anche quella discussione probabilmente perché già sapeva qualcosa che non voleva dire all'epoca, perché poi ha portato l'emendamento avanti. Ma è chiaro una cosa, noi portiamo avanti, cioè loro parlano, chiedono, si esprimono in 5 anni,
e noi abbiamo fatto in sei mesi, certo. Abbiamo portato a casa questo risultato che giustamente evidenzia le distanze, giustamente evidenzia quali problematiche sono dietro la mancanza di un ospedale per quanto riguarda la Tisana rispetto a Lignano piuttosto che altre realtà. Quindi per non parlare del Veneto, perché riequilibriamo un po' questa uscita anche di denaro regionale. Cioè c'è un presidio perché vicino... Certo. Ma guardi, se posso, poi scusa col collega. Poi doveva arrivare la polemica di oggi che è legata allo striscione di Regeni, che è finita ovunque. Ovviamente purtroppo. Avete anche contatti con il Veneto, no? Quindi conoscete il vice governatore Forcolin... Che è della zona di Musile. Forcolini non è mai stato smentito su una cosa. Lui tranquillamente nel 2016 ha detto: la Tisana deve chiudere, dobbiamo potenziare Pordenone provincia, nel giro di 20 km ci sono 3 punti nascita di cui uno privato. Allora l'ha detto Forcolin che Zaia e Serracchiani si sono messi d'accordo per chiudere la Tisana e per potenziare Pordenone ha quella situazione, il resto della provincia di Udine aveva la situazione che aveva, con le lettere che hanno letto anche i colleghi e con le problematiche che effettivamente i professionisti Federica e Riccardi ne hanno riequilibrato. Chiusa la partita, andiamo avanti. Allora, qua scusate, scrivono perché non respingiamo i migranti, si può fare per legge. Dopo arriviamo anche a questo tema perché abbiamo un servizio. Sui migranti? No, dopo. Io credo che arrivati a questo punto bisogna essere molto realisti, guardare in faccia la realtà e dirla com'è. Io non ritengo che oggi ci sia da festeggiare per quello che è successo in Consiglio regionale, perché non è mai facile. Per la verità che va detta ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, semplicemente è che non ci possiamo permettere tutta una serie di strutture ospedaliere in una regione di 1.200.000 abitanti da un punto di vista economico, di gestione e di sicurezza dei pazienti. La verità è che ci sono alcuni grandi ospedali e ci sono alcuni piccoli ospedali. Il futuro dei piccoli ospedali deve essere la specializzazione in qualche cosa. La scelta è stata dolorosa, nessuno stappa lo champagne questa sera, magari qualcuno alla tisana sì, però la verità è che bisognava scegliere un ospedale che fosse basato più sulle questioni dell'emergenza e un ospedale che fosse di più in programmazione. Oggi come oggi in nessuna parte del mondo si può pensare che di creare una moltitudine di piccoli ospedali in cui tutti gli ospedali fanno tutto. Esistono gli ospedali delle grandi città, esistono alcuni ospedali, presidi ospedalieri, che sono centrali per la popolazione, però si deve trovare una specializzazione per ciascuno, perché se si pensa di fare una miriade di strutture ospedaliere in Friuli Venezia Giulia, in cui tutti fanno tutto, lo fanno male, ci costa troppo e la struttura non regge. Bisogna guardare in faccia la realtà. Dobbiamo allora solo capire quali sono le regole del gioco. Noi siamo partiti con questo disegno di legge omnibus. Cosa vuol dire omnibus? Un contenitore di manutenzione del territorio. Siamo partiti con questa legge, mi ricordo ancora conferenza Capigruppo, che doveva dopo essere... Dopo che due mesi fa abbiamo già fatto una prima omnibus, quindi ci sembrava già lì ci sembrava una scelta, diciamo, un po', come posso dire, non logica, non giusta e non corretta. Casomai a ottobre, quest'autunno, un'altra seconda omnibus, no? A due mesi dalla precedente. Faremo una terza. Poi, aspetta Danilo, poi cosa facciamo? Ci troviamo una omnibus dove dentro ci sta un pezzo importante di riforma sanitaria. Allora io capisco che le scelte vanno fatte, sono d'accordo con tutti i ragionamenti fatti dai colleghi, dove bisogna intervenire, mettere a posto, fare. Ricordo che abbiamo un sistema sanitario regionale che è commissariato. Ricordo che a gennaio, secondo l'assessore Riccardi, saranno nominati i direttori sanitari. E ricordo anche che per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, non possiamo a due giorni al Consiglio regionale trovare importanti pezzi di legge dove si dà certezza, dove si chiude un punto nascita che nel 2018 ha registrato 870 nascite nel 2018, 830 nascite nel 2017. Sono state concentrate. Allora, dai, non possiamo chiudere una certezza dove dà garanzia, responsabilità, professionalità e presenza in un territorio di 80.000 residenti, senza che non ci sia da parte della politica regionale, dal Consiglio regionale, dalla Commissione competente, perché abbiamo detto in aula, a cosa serve la Commissione? A cosa servono questi organi che servono a sentire e capire un attimo laddove ci sta la questione? Aspetta Danilo, allora Riccardi, l'ho detto in aula,
ho riconosciuto Riccardi che ha deciso. Ma questa decisione oggi dell'assessore regionale Riccardi alla salute doveva essere fatta dopo il tempo giusto e necessario, breve, perché va deciso, sono d'accordo, va deciso, la va fatto chiusura una del punto nascita, cioè, Palmanova, no, degli obblighi, o la chiusura, no? Di Palmanova, o l'apertura di La Tisana, o la chiusura di La Tisana, o il mantenimento di Palmanova, ma seguendo un corretto ragionamento di ascolto con quelli che sono stati lì, all'interno di quelle strutture lì. Perché dico io, si chiude un punto nascita che ha una certezza e si apre un punto di nascita che non si ha certezza. Non si ha certezza, perché io ho sentito il sindaco di Lignano oggi in commissione con tutti i sindaci e sinceramente trovo poco sostenibile, ha rafforzato poco il fatto che Lignano è ovviamente un importante centro turistico che muove centinaia di migliaia di turisti e quindi il punto nascita è un ulteriore, come posso dire, motivo di sicurezza per quanto riguarda la zona, l'area. Non credo che sia questa la questione. Anche perché, insomma, in fin di conti, sinceramente, se vogliamo essere proprio, non è che una coppia va in ferie, va bene, in ferie al mare con il, sì, il, certo, no? Come posso dire, gli ultimi giorni di gravidanza in caso, certo, che partorisca. Ecco, allora faccio per dire. Prematuro. Allora, sta a casa e va nel suo ospedale. Ecco. Allora, ecco, quindi ci doveva essere un importante passaggio, un importante passaggio per una legge importante come la sanità, doveva seguire il suo percorso. Sappiamo benissimo che siamo di fronte a, siamo alla vigilia della riforma sanitaria completa. Ci hanno messo dei pezzettini in questo omnibus, lei dice. Perché non soltanto sulla sanità, ma anche sul piano casa, sul piano casa e su altre questioni, si utilizzano questi strumenti per buttare dentro pezzi di legge che non ha senso. Certo, però è anche una vecchia regola della politica, diciamo, allo stesso tempo. Se lei dice la sanità è una cosa un po' diversa, però che negli omnibus si chiamino così. Perché forse possiamo dire che è una gran furbizia, perché queste cose fatte così a blitz. Si fa anche a Roma, no? Però c'è un tema della valutazione delle conseguenze di quello che si fa. Qui noi abbiamo approvato, non noi ovviamente, questi emendamenti, non sappiamo niente sui limiti di spesa, questi provvedimenti che creano il super ospedale, definizione che non esiste al momento attuale, non si capisce che cosa sia e mi sembra un po' una contraddizione con quello che diceva il collega Giacomelli quando si parla di, no, che c'è la necessità di grandi ospedali. Qui parliamo a Palmanova di fare un super ospedale, non sappiamo neanche che cosa ci sia dietro questa cosa. Il testo non è chiaro, sappiamo, non è una questione di super ospedale, è una questione che esistono degli ospedali. Non sappiamo e da Triestino cosa si farà oltre e da Triestino, che e da Triestino, e una TV triestina, dico, che ho sempre in mente, vedo che ci sono tanti sms, spero che dopo ne parleremo, sì, anche Catinara. Io dico che ci sono delle città in Friuli, Venezia Giulia, che hanno degli ospedali grandi che devono funzionare, per l'amor del cielo. Ma che, con tutto rispetto, con non voglio essere triestino centrico o particolarmente urbano o dei grandi centri urbani. La verità è che possiamo parlare fino a domani, ma questa regione, un ospedale ogni 50 chilometri di Friuli e periferia non se lo può permettere. Non se lo può permettere come denaro, non se lo può permettere come personale, non se lo può permettere per sicurezza. Ma noi mi ci pare stiamo. Che su questo siamo d'accordo ed è quello che abbiamo cercato di fare, ma non mi pare che quello che è stato fatto oggi vada in questa direzione. Oggi a Palmanova, non si è indicato un super ospedale. Oggi si è data alla popolazione di Palmanova l'indicazione che non chiude nessun ospedale, ma che gli si danno determinate specializzazioni. E su quelle specializzazioni rispetto al bacino del Friuli, nessuna analisi dei dati, vi aspettiamo tra un po' di mesi a vedere. Ma voi non avete non fatto è vero, perché le dati. Scelte che sono state fatte sono state fatte valutando. Oggi pomeriggio ha ragione la consigliera. Vedremo. Ci vedremo tra pochi mesi. Ma mi sembra corretto. Io ritengo che in questo momento, rispetto il motivo per cui non governate più, nel frattempo non siete capaci di affrontare il tema dell'assistenza primaria, che è quello fondamentale. Ma incapaci cosa? Io credo che voi dobbiate essere capaci di capire che la vostra Dopo un anno abbiamo fatto parecchie cose. Gli europei come vi ha premiato la gente. Aspetta. Quindi basta, no? Ma vi sembra corretto? Ma vi sembra corretto che dopo la levata di scudi dei sindaci del territorio di Palmanova stamattina,
decidere. Alle 13.45 è arrivato un emendamento in aula che dà ulteriori funzioni all'ospedale di Palmanova. Alle 13.45. A maggior ragione. Dopo che stamattina i sindaci hanno sollevato la questione. No, ma dai! Ma dai! Alle 13.45 arriva un emendamento della giunta. Vedo che qualcuno dice: non possiamo permetterci la sanità, ma possiamo permetterci i migranti. Però io non lo so chi l'ha scritto. C'è qualcuno che si diverte questa sera. Perché se c'è un partito che in questo momento, indipendentemente da chi c'è al governo, ha criticato la questione della rotta balcanica, siamo noi. Noi non è che non ci possiamo permettere la sanità, però, non ci possiamo permettere decine e decine di ospedali in Friuli. Allora, ci sono questi sms cui daremo risposta tra poco, arriviamo anche alla vicenda Regeni. Sergo, credo volesse intervenire lei. No, ho visto sul quello che è stato chiamato contentino dell'1.45, è stata una precisa richiesta del sindaco di Palmanova, a cui il PD ha subito risposto presentando un emendamento che poi l'assessore Riccardi ha riscritto, no, in forma forse scritta dagli uffici. Quindi le diciamo, li hanno accontentati, no, ora la presentano come allora una cosa. Loro hanno fatto la stessa cosa perché era la richiesta, diciamo, a fronte dell'intervista o della diretta Facebook del presidente, dove diceva a Palmanova daremo questo, questo e questo. Qualcuno l'ha voluto nero su bianco, non si accontentava dell'ordine del giorno che era già stato annunciato, e allora è stato presentato l'emendamento che tra l'altro era lo stesso che avete presentato voi, quindi non potete dire che non si poteva fare se poi voi avete presentato quell'emendamento. Noi non l'abbiamo votato proprio per questo, perché oggi non si doveva parlare di programmazione, certo, quella roba non doveva entrare, non doveva entrare, voi ovviamente avete fatto bella figura davanti al sindaco di Palmanova che è venuto e ve l'ha chiesto e avete voluto metterla dentro. A noi non ha chiesto nulla Ciro Palmanova, è più vicino al PD, è vicino al PD, è un uomo del PD, però vede, certo, non c'è mica a vergognarsi, eh. Aggiungo, poi chiudo perché sennò Slocca dice parlo troppo. No, è vero, parli troppo. Te pareva. C'è un tema, non si può anche qua venire ovviamente a dire che se chiude un punto nascita chiude un intero ospedale, perché allora significa che qualcuno aveva il progetto di chiudere l'ospedale di Latisana. Ora non vogliamo parlare del punto nascita, ma neanche che se riapre il punto nascita rinasce un ospedale. No, ma appunto, ma infatti non è quella la tematica. Noi non abbiamo mai detto sospeso punto nascita di Latisana, chiuso l'ospedale di Latisana, come invece sono stati chiusi altri ospedali. Senta, Sergio, ma proprio perché Latisana, ripeto, d'estate è il terzo centro, ovviamente, se mettiamo insieme Latisana e Lignano, più popolato della regione. Certo. Come si fa a dire che chiudere il punto nascita di un ospedale vuol dire chiudere l'intero ospedale? Allora vuol dire che loro che protestano tanto e volevano chiudere il punto nascita di Latisana volevano chiudere il sillogismo. Scusate, che lo si valorizza. La riforma sanitaria vostra si vede che prevedeva detto questo. Semplicemente che non si può cantare vittoria perché è rinato il punto nascita, perché il tema della sanità di confine con la regione Veneto ha bisogno di una strategia complessiva che va da Latisana e sale su e passa attraverso Sacile, attraverso Diano e Cro, e io queste strategie non le ho viste, e probabilmente non le vedrò, perché continueremo a avere risposte a singole esigenze che mettono in territorio uno contro l'altro. Siamo in una TV triestina, tu insomma, vogliamo parlare di Catinara? No, adesso vogliamo arrivare a chiedere una cosa. Aspetta. Volevo solo chiedere. Fate la serata per Trieste. Ma ne parleremo anche domani. Volevo solamente fare un minimo di cronostoria. Con la scelta di oggi, abbiamo fatto un passo in avanti o un passo indietro? Secondo me, abbiamo fatto un passo in avanti. Abbiamo dato risposte al territorio che aveva bisogno. Avete incattivito il territorio. Non è vero. Non è vero. Abbiamo abbiamo dato eccellenze agli uni e agli altri. Dato risposte puntuali su cose che la gente chiedeva sindaci da anni. Contro sindaci, da anni, contro comuni. E ti dirò una cosa, e il problema, sai dove sta? Che dobbiamo dare altrettante risposte, perché noi abbiamo il problema dell'ospedale di Catinara, che abbiamo avuto un'eredità vergognosa, che ci avete creato, ci avete messo sulle spalle un macigno gigantesco. Vogliamo parlarne?
Alla fine, delle tre ipotesi che aveva fatto qui a Riccardi, si sta verificando la peggiore, quindi certo, cioè i lavori. Ma chi ce li ha messi? Ma chi, no, chi ha creato? Per iniziare. Ma chi ha creato questo danno? Chi l'ha creato? Cioè loro dovrebbero fare veramente mia colpa, dovrebbero stare zitti. Dei cantini, voi dovreste, voi, no, voi dovreste stare zitti. Ecco, no, qua c'è, allora, quando la consigliera dice l'andamento dei cantieri non dipende dalla politica, però chiariamo una cosa, qua c'è un disastro. La gente deve saperlo. Su Catinara è un disastro, ma non è un disastro per il problema contrattuali, quale ditta si va, con quale ditta non si va, si rescinde un contratto. Perché purtroppo in questo paese i contratti e gli appalti vanno male. È un dato di fatto. Il problema è che poco prima dell'elezione si è deciso che è una cosa che grida vendetta al cielo, di evacuare e sventrare 5 piani dell'ospedale di Trieste in assenza di un progetto esecutivo. C'è una cosa che non si fa neanche per 5 prese elettriche in una scuola. Si è sventrato un ospedale, 5 piani evacuati in assenza del progetto esecutivo. Perché tanto sarebbe andato tutto bene. Questi qua dovevano andare in prigione per quello che erano. In prigione. Non è arrivato. Credimi. Ed è stato, perché i triestini devono saperlo, ma tutti i telespettatori di tutta la regione. Quando il progetto esecutivo non sono riusciti a farlo, ci sono problemi di sismicità. Allora, in un cantiere normale, che non doveva essere un cantiere in un ospedale, a quest'ora magari stavano in tribunale. Il problema vero è che hanno sventrato l'ospedale nel frattempo, senza un progetto esecutivo. Cioè, una cosa che credo che non si sia mai vista. Non si sia mai vista, questo è il problema. Come si fa in assenza del progetto a evacuare 5 piani dell'ospedale di Trieste? Cioè, guardate, una cosa, guardate, allora, è una cosa allucinante. Io non, cioè, e non, io non abbiamo l'ho mai visto, sentito dire. E non abbiamo visto la magistratura muoversi. Perché io credo che lì ci sono anche colpe politiche. Perché se noi siamo in questo momento su una città di 200.000 abitanti con la criticità che abbiamo con gli anziani e tutto quanto, questa è una cosa di una vergogna. Voi dovreste in aula stare zitti, non dover parlare di sanità per 10 anni. Aspetta, dopo quello già, no, no, già... no, no. No, allora, ma credimi, col cuore te lo dico, queste azioni sono inaccettabili. È inaccettabile, facile che è inaccettabile. Potete stare zitti per 100 altre dopodiché, cose che non state dopodiché facendo, per i disastri che state facendo a questo paese, quali, col vostro governo centrale. Se ci sono, ecco, delle colpe e responsabilità, se va alla Procura della Repubblica, si fa la denuncia. Ma guarda, non occorre che andiamo alla Procura della Repubblica, basta vedere cosa è successo. Allora, non occorre che un cittadino vada. Non è stata una scelta della regione, neanche della giunta precedente, ovvio, è stata una scelta degli uffici. Certo che vedere un responsabile unico del procedimento che fa questo, uno potrebbe pensare che poco prima delle elezioni bisognava tagliare il nastro d'inizio. È stata una mossa. Ora, secondo me, sì, è colpa della gestione precedente, ma so che i triestini non gliene può fregare di me. Ovvio. Qua abbiamo un problema di un cantiere che, se va tutto bene, riapre tra un anno e poi dura 6 anni. Giacomelli, vada per vie legali, le scrivono loro, è avvocato. Allora sì, ci stavo pensando, ma non vie legali nel senso di denunciare qualcuno, perché le prove non ce l'abbiamo. Quello che ha proposto Fratelli d'Italia è stato, però, bisogna ammetterlo, non è facile, è stato proporre un commissariamento, cioè un decreto da parte del governo, esattamente come è stato quello che è stato fatto per il Ponte Morandi, sì, e dire, perché guardate che 7 anni per l'ospedale di Catinara, di cui non so quanti non saranno, possiamo permetterci. No, non possiamo, no, permetterci. Allora l'idea, al di là delle colpe, secondo me ci sono, ma magari non interessano. La verità è che in questo momento avremmo bisogno di un commissariamento come quello. Io ho visto il commissariamento del Ponte Morandi di Genova. Il Consiglio dei Ministri ha fatto il commissariamento in cui dice: vista l'urgenza, il commissario può bypassare qualsiasi norma amministrativa e civile pur di concludere il cantiere. Certo. L'unica cosa che non può toccare sono le norme penali, ci mancherebbe altro, se uno fa un reato che vada in galera. Lei dice un commissario per... Allora, il commissario ideale nella fase di assegnazione lavori è nella fase poi autorizzativa. Ora siamo un po' oltre, purtroppo, ma è comunque gestione dei cantieri, gestione delle varianti, che arrivano sempre le varianti. Io l'unica cosa che dico è che c'è stato un segnale di grande coraggio, è un po' tecnico, perché hanno detto che se la ditta a cui è stato tolto l'appalto, che non ha prodotto il progetto esecutivo, non otterrà la sospensiva, e uno dirà, beh, è normale,
Se non c'è la sospensiva, si va avanti lo stesso. Guardate che in Italia non succede mai. Anche in assenza di sospensiva si aspetta la sentenza, perché se no, se si perde, c'è il danno di chi ha firmato. Si è stato lanciato questo segnale. È un segnale di grande coraggio, ma è ancora troppo poco. Ma io credo che con la situazione attuale, dopo 3 anni persi, e ci troviamo senza 5 piani in un cantiere dentro un ospedale, l'unica cosa sia una misura straordinaria. Non ci sono stati morti come il ponte Morandi, però arriveranno, ma se lo facciamo, è così. Allora, ma faremo, noi provvederemo sicuramente in un modo o nell'altro a mettere mano su questa situazione, ma come in questa situazione abbiamo emergenze ovunque. Cioè, non è che abbiamo una trovata. È un tema importantissimo, domani ne discuteremo ancora con un'intervista all'interno di Ring, tra l'altro anche quella rinviata con l'assessore regionale alla sanità per questioni di impegni, insomma, e quindi è giusto tornare a fare il punto con Riccardo Riccardi qui. Poi parlate, io dirò una roba che farà ridere, che secondo me bisogna ricostruirlo, e magari in Porto Vecchio facendo un bellissimo ospedale al mare, invece di vai lassù, dai. E laggiù. Lassù, un ospedale lassù, dai, insomma, si sa, no, che è una delle la cose. Scelta, dai. Le, anche questo, dai. La dopodiché, scelta so che facciamo ridere, no, non è un problema, però farlo nuovo. Di costruire un ospedale dentro un ospedale funzionante è stata una scelta presa all'epoca. Ma siccome usciamo, dire, guardi, da dibattiti di almeno 10 anni fare. A Padova, alla fine se ne fa uno nuovo, possiamo, perché è la cosa migliore, invece smontare, ricostruire. Vabbè, dai, sono cose che ormai... Ci fermiamo un minuto, arriviamo adesso alla polemica che riguarda, oggi era apertura dei principali quotidiani online di tutta Italia, Corriere, Repubblica, eccetera, cioè il fatto che sia stato rimosso lo Che striscio. Vergogna, che so vergogna. So che adesso vi arrabbierete, una nel rispetto della famiglia infinita, del dramma, guarda. Quello che è successo, adesso ne discutiamo, tra poco. Una vergogna infinita. Ho perso tutto, ma io non voglio aspettare altri 10 anni per avere giustizia, piuttosto muoio qua, sulla gru, e se io dovrò morire qui sulla gru, sappiate che questo sarà omicidio mediante tortura pubblica. Non scende dall'Ursus Marcello Di Finizio. Questo pomeriggio i consiglieri regionali pentastellati Ussai, Sergo e Del Zovo hanno portato la propria solidarietà all'imprenditore da settimane sul pontone e che da pochi giorni ha iniziato uno sciopero della fame. In tutti questi mesi ne abbiamo sentite tante e ovviamente abbiamo paura che poi i cittadini effettivamente non capiscano le motivazioni di questa protesta. Abbiamo voluto creare questo spazio anche ovviamente per lui, per poter dire effettivamente le cose come stanno. Avete sentito tutti quanti che ci sono ovviamente dei problemi anche rispetto a delle promesse che sono state fatte a questo imprenditore. E sinceramente non è mai bello quando una persona sceglie di mettere a repentaglio la propria vita per avere giustizia, quindi noi siamo preoccupati anche per la sua salute, ci auguriamo che si trovi una soluzione prima di arrivare ovviamente a delle situazioni che poi diventano irrecuperabili e ingestibili. Nel mirino di Di Finizio c'è ancora e sempre il sindaco, che a suo dire non avrebbe mantenuto la promessa di consentire all'imprenditore di rimettere in piedi la propria attività in una location adatta. Il posto c'è, ma Di Piazza non avrebbe concesso il nulla osta nonostante gli impegni presi, dice Di Finizio. Per scendere dall'Ursus, Di Finizio offre 2 alternative al sindaco. Mantenere l'impegno che ha preso con una location alternativa come lui si era impegnato. Non lo può fare? B, risarcimento danno, risarcimento del danno. Ha solo 2 possibilità, o risarcisce il danno o una location. 2 sole possibilità. Allora, Rosa Comelli, i tribunali, se dovessero tutti gli imprenditori che hanno avuto problemi nella loro vita a fare quello che ha fatto Di Finizio, che a me dispiace perché umanamente gli sono vicino, però non può passare un messaggio di questo tipo qua, non cioè, deve quale, passare. Che vuole risarcimento? No, ma non solo, cosa? Fare questa manifestazione, questo provocare la gente, queste protestare, proteste eclatanti, non si diceva. Cioè non bisogna far passare questo messaggio. Quanti imprenditori che si sono trovati in grandissima difficoltà. Vabbè, e però... non si può dare la colpa a tutti, le colpe sono anche personali. Se c'è qualcosa di dubbio, abbiamo dei tribunali, abbiamo gli avvocati, si vada dagli avvocati e si faccia la strada avvocato che ne pensa? Che serve.
Beh, io non conosco, certo, beh, certo non da un punto per dare un parere legale, però da quello che so, da quel poco che so, il problema è un problema di concessione demaniale marittima rispetto alla Bolkestein. E che è un problema che non è un problema triestino, non è un problema del signor De Finizio, è un problema italiano. Cioè un problema delle concessioni demaniali marittime italiane, delle spiagge, degli stabilimenti balneari, che sono i fiori all'occhiello del nostro paese, danno una importantissima leva economica, che fanno gola a moltissimi grandi gruppi in Europa, e c'è la direttiva Bolkestein che costringe anche persone che o avevano perso tutto per un incendio come Di Finizio, ma penso alle concessioni demaniali che ci sono anche a Trieste, gli stabilimenti balneari, ma anche a Grado, Lignano, che sono stati devastati il 28 ottobre dalla mareggiata, adesso devono mettere ingenti risorse e, secondo determinate direttive, non possono ammortizzarli perché poi devono lasciare la concessione. Devo dire, su questo, per i Fratelli d'Italia lo dice sempre quando c'è stato un provvedimento del governo giallo-verde che è venuto incontro, certo, agli stabilimenti balneari. Noi abbiamo sempre detto che verso il governo si fa provvedimenti nell'interesse degli italiani. È stato proprio praticamente di Salvini questo provedimento. No, a dire non so vero, se Sergo è d'accordo su questo. Stelle. Comunque, rispetto a De Finizio, il suo problema di concessione demaniale, la verità è che non è il sindaco che può influire sulla Bolkestein e non è il sindaco che può influire su una direttiva europea. Purtroppo, ripeto, ci sono grandi gruppi nel nord Europa che vorrebbero investire nelle concessioni italiane e che continuano a fare pressione su queste. Devo dire che uno dei pochi casi in cui l'Italia sta cercando di difendersi compattamente dal centro-sinistra al centro-destra, naturalmente quando però uno viene colpito da un incendio come quello di Finizio, resta a terra, non ha più la concessione e quindi nessuna banca gli darà mai niente per mettere su, però non è il sindaco. L'Europa. No, la direttiva Bolkestein c'è, è un problema che va dalla Calabria fino ad oggi. Dai, dove vanno i turisti? Sì, vabbè, c'è anche la Grecia, c'è la Spagna, però insomma. No, l'Italia, il posto più bello del mondo. Allora, Sergo, perché siete andati a trovare De Finizio? Un flash davvero, perché voglio passare poi altri temi. Per visibilità. I 5 Sergo, Stelle Sergo. Fanno... Infatti ho bisogno di venire a Trieste a farmi vedere, sono qua 2 ore, mi servivano quei 30 secondi sul Tele 4 per visibilità, sai, hai ragione. Tele 4 è ovunque. Va in bene, beh, guarda, per questo è una grande televisione. Sicuramente lo è, infatti ringrazio per essere venuti comunque. Vabbè, ma lasciamo stare, Sergio. No, perché bisogna dire, perché poi si arrabbiano Mi fa finire, se no io vado avanti fino alle 11, non c'è problema. Abbiamo visto, sì. Slocker, la prego. Non ho mollato fino alle 6 di mattina in aula, non mollo di certo fino alle 11. Siamo certi di questo. Allora, no, siamo andati chiaramente per un motivo molto semplice. Ora, a parte che non è un incendio che ha devastato Di Finizio, perché da quell'incendio si era risollevato, c'è stata una prima mareggiata, si è risollevato, c'è stata la seconda mareggiata e poi c'è stata la mazzata della Bol che sta invuotata dalla Meloni. Sì, ragazzi, l'avete recepita voi in Italia. Te lo ricordo, era il 2011. Ma a parte questo, non c'è solo il problema ovviamente legato alla tragedia, diciamo così, di un'impresa che poi non è più stata in grado di ripartire. C'è quello che abbiamo trovato sinceramente inaccettabile, qui sì, uso le parole che usava prima la consigliera D'Agiau, che un sindaco vada da un imprenditore, perché io posso capire che ci sono tanti imprenditori che hanno avuto problemi, crisi, e hanno chiuso, e anch'io ho chiuso un negozio, quindi ormai siamo tutti, voglio dire, non c'è problema, e nessun sindaco è venuto però da me a dirmi vieni di fronte al comune che c'è un negozio, puoi aprire lì l'attività. Io mi preparo, vado là. Io mi preparo, no, sto parlando del comune di Udine. Io mi preparo, vado là e poi il sindaco mi dice: no, scusa, scherzavo. A un cittadino, un sindaco non lo può dire, perché un conto possono essere le promesse elettorali che si fanno e quant'altro. Questa è la versione che racconta Di Finizio. Se Di Piazza vuole smentire che ha preso questa persona, l'ha portato in giro, gli ha fatto vedere 3-4 location, come è stato raccontato ieri avanti a tutte le vostre telecamere, credo che abbiate la registrazione, se Di Piazza vuole smentire siamo i primi a dire va bene, allora ha ragione il sindaco, avrà raccontato qualcos'altro. Se il sindaco ha fatto quelle promesse come imprenditore o come sindaco, a me non interessa,
Io mi ritrovo però di fronte a un sindaco che è stato interpellato come tale, chiamato a quel confronto da un prefetto, chiamato da un sottosegretario del governo, a un confronto con questa persona perché effettivamente ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi. Io avevo fatto un'interrogazione. Guardi, sì, però, io avevo fatto fino alla mossa di Zoccano, cioè del sottosegretario no, che cita lei. Io avevo fatto un'interrogazione non che non si su quella vicenda in questi anni, questo no, voglio certo, dire. Ma io avevo fatto un'interrogazione su quella vicenda nel 2015 all'assessore Peroni. E quindi non è che stiamo facendo un discorso di PD o Forza Italia, di Piazza piuttosto che Cosolini, eccetera. Voi, come sapete, a noi non è che ci interessa uno o l'altro, ci interessano le cose fatte correttamente e in maniera giusta. Se qui, effettivamente, ma queste sono cose di un mese praticamente fa, se queste promesse sono effettivamente state fatte, noi rivendichiamo questo, è inaccettabile che un sindaco si comporti in questo cioè, modo dice, di fronte sino, a un imprenditore o anche però non ha a un risposto, cittadino. Non ha risposto perché sono andati da sotto. Ah no, vero, no, non hanno risposto per farsi la pubblicità. L'idea perfetto, l'idea per farsi vedere sì, sì, vicino sì, al mare, che anche loro hanno il mare vicino. L'idea di fare la conferenza stampa per dare la possibilità a questa persona di parlare e di far venire fuori chiaramente tutta la sua versione era il nostro intento, proprio perché c'è molta gente che è ancora convinta che lui voglia la voce della luna. Ma lui, come lui avete vuole sentito ripartire, lì, non sta chiedendo questo. Noi lui non sta possiamo, chiedendo. Non può passare questo messaggio. Non può passare un messaggio. Ma di allora tipo. Facciamo passare il messaggio che ci sia un sindaco che va in giro a promettere lavoro a tutti quanti e poi chi se ne frega. Amen. Tanto meglio. Scherziamo sulla vita informati della gente. Meglio. Va bene. Ti piazza? Questo tipo di promesse non le fa. Non le fa, va bene. E allora che venga, allora, lo dica, voglio farvi vedere un'altra cosa. Che venga, lo dica. Quante volte gliel'avete chiesto a Di Piazza di sta cosa? Vi ha mai risposto? Che venga, lo no, dica, se abbiamo non ha parlato problemi, che lo dica, qual è il problema? Anche siamo privatamente qua. Sulle opportunità, è chiaro che poi c'è la parte costruttiva che spetta anche all'inizio, però che ci dica qua lui e la regione, perché a questa persona è stato quintuplicato allora, canone, premesso che mi dispiace, e quando a certo, chi è venuto certo. Ovviamente dopo, invece di quintuplicarlo, gliel'hanno solo raddoppiato, che qualcuno spieghi, perché quella persona lì doveva pagare 2,5 volte di più il canone della concessione demaniale rispetto a quello che stanno pagando adesso. Questo se qualcuno dà è l'apertura risposta, tuttora in questo momento di Repubblica. Prima era il Corriere della Sera, ve lo faccio vedere, adesso è passata in secondo piano, ma è sempre in apertura. Striscione per Regeni rimosso dal Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, il governatore leghista non sarà più esposto. Questa è Repubblica, questo è il Corriere della Sera in questo momento, a parte autostrade e i pedaggi, questa era in apertura fino a poco fa. Ma la regione aspetti fa togliere lo striscione per Regeni, Federica. Perdonami un attimo. Non lo rimetteremo, ma questo questa, adesso arrivo, parto da lei. Adesso questo è il commento e il comunicato, scusate, di Massimiliano Federica di questa sera, arrivato purtroppo dopo il telegiornale, dobbiamo registrare anche questo dato, le 20, malgrado non condivida la politica degli striscioni e dei braccialetti, non ho fatto rimuovere lo striscione, beh il braccialetto ce l'ha, però, Salvini Premier ce l'ha, devo dire, è vero, dei braccialetti non ho fatto rimuovere lo striscione per più di un anno per non portare nell'agone politico la morte di un ragazzo, scrive Federica. Evidentemente questa sensibilità non appartiene a tutti e ad ogni occasione non si perde tempo per alimentare polemiche. Aspetti. Sì, ma queste sono le parole di Federica. Ricordo ad esempio quando lo striscione è stato rimosso per qualche giorno su richiesta di una produzione cinematografica, Samuel Jackson, ricorderete bene, no? Sempre in circostanze simili, altre polemiche sono state fomentate perché la riaffissione è avvenuta con poche ore di ritardo rispetto alla fine delle riprese stesse. Oggi arriva, dice Federica, l'ennesima pretestuosa provocazione in conseguenza della nostra decisione di addobbare il palazzo per gli under europei 21 che si tengono nella nostra regione. Perfino la UEFA mi ha dovuto scrivere impaurita da sterili tormentoni che non fanno altro che strumentalizzare il dramma avvenuto. Evidentemente la mia attenzione, dice il governatore Friuli Venezia Giulia Federica, per non urtare la sensibilità non ha pagato e ci si sente pertanto legittimati a imporre con atteggiamenti prevaricatori cosa deve o non deve fare la regione. Per questi motivi comunico
chiude il comunicato Federica, così da anticipare le polemiche che continueranno a susseguirsi ad ogni batter di ciglio, che lo striscione non verrà più esposto né a Trieste né in altre sedi di regione Friuli, Venezia, Giulia, Massimiliano, Federica. Perdonami. Allora, Slocar, Dagiau, Centis e poi Giacomelli, Sergo. E ricordo Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, un delitto di Stato. Lì non c'è stata verità per Ilaria e per Miran, cittadino di Trieste. E non significa che non debba esserci anche per Giulio Regeni, no? Lì la sinistra, che era il governo, non ha fatto niente. Non ha fatto uno striscione, non ha in qualche modo aiutato finché si arrivi a una verità. Le bombe di Belgrado, che gridano ancora oggi vendetta al cielo, con governo di sinistra, è troppo comodo. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, sono stati uccisi e non c'è nessuna verità su di loro. Nessuna! E nessuno se ne ricorda. La sinistra, ricordo che quelle persone erano dei giornalisti. Sappiamo benissimo chi sono. Bene. Sappiamo Mi sembra che vi dimentichiate. Povero ragazzo Regeni, che non si sa bene cosa è successo, che la verità dovrebbero andare in cerca non solamente al Cairo. In Inghilterra, ho capito. Allora, sì, però. Però lì non si va. Lì non si va. Semplicemente si dice cioè, il governo italiano è in qualche modo responsabile. Questo si dice. Noi stiamo perdendo una valanga di lavoro e di soldi. Per l'amor di Dio, la vita di una persona viene prima. Ma abbiamo i rapporti diplomatici rovinati con l'Egitto per una cosa che è una cosa tecnica. Ma dai Danilo. Mi spieghi per quale motivo Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, io credo che non siamo affezionati alle classifiche di chi viene prima, di chi viene dopo, ma credo che su questo tipo di situazioni le classifiche non vadano fatte. Allora, mi meraviglia molto che le politiche degli striscioni e dei braccialetti non siano condivise, perché purtroppo in aula del Consiglio si continuano a vedere i braccialettini di prima, gli italiani. Ecco, ma forse sei l'eccezione in questo caso. Io sono prima i triestini. L'hai tolta da proprio. Però in ogni caso, quelle sono sciocchezze che non meritano neanche di essere accostate a questo caso qui. Io credo che tutta la regione si sia stretta attorno ai familiari di Giulio Regeni. No, non è questione adesso basta. Credo che quel segnale, allora, di quello striscione appeso sia un monito che serve a tenere alta l'attenzione non solo sul caso Regeni, ma su quello che succede in Egitto. Allora io credo che sia doveroso, come su quello che succede in altri paesi. Non è questione di fare politica andiamo estera. Andiamo in Iran, come è andata la Serracchiani col velo, andiamo anche là. È questione di tenere alta l'attenzione su alcune situazioni che mi dispiace per i genitori di Regeni. Abbiamo questo tenuto te lo posso i manifesti garantire. Dei Marò per lungo tempo appesi. Io dico questa cosa, facciamo di questi paragoni, io credo che sia grave che la regione Friuli Venezia Giulia abbia tolto questa cosa e soprattutto siano gravi le parole del presidente Fedriga che si vanta di aver atteso un anno per non creare polemiche politiche, per fare quello che voleva fare, perché non accostare Marò? Ma non solo io non li accosterei ai Marò, non li accosterei nemmeno a quanto diceva prima su Ilaria Alpi. E lo dico facendo parte di un ambiente politico che spesso sulla storia di Regeni è venuto fuori Emma la spia. Ma è possibile che in questo paese dobbiamo dividerci sui morti? E lo dico, ripeto, venendo da questo ambiente politico. Regeni era un ragazzo italiano. E chi ha tolto lo striscione? Torturato. Che cerca la divisione. Guardi,
Guardi, lasciamo stare sta cosa. Mi faccia finire il concetto e dopo le rispondo sullo striscione. È un ragazzo italiano, torturato a morte. E non me ne importa niente. Spie, Oxford, quello che volete. Certo. Un paese serio vuole la verità. Esattamente come voglio vedere se invece che italiano fosse stato americano, esatto, se andava tutto bene. No, ma mi faccia finire perché io su questo ci tengo e le rubo un minuto in più. Esattamente come voglio vedere se i Marò fossero stati americani, se restavano così a lungo in India senza processo. E voglio vedere se fosse stata inglese Ilaria Alpi. Allora noi ci dividiamo pure sui morti. È ora di finirla, che facciamo che Regeni deve essere... Abbiamo trasformato Regeni in un'icona della sinistra e Quattrocchi, che ha detto moriamo, vi faccio vedere come muore un italiano, in un'icona della destra. Sono italiani, un paese deve volere la verità. Infatti. Ci ho premesso. Questo è il tema. Diciamocelo, perché io li ho visti i giornali quando è uscito, quando è stato tolto lo striscione dal comune. C'erano giornali che hanno dato più spazio allo striscione, perché ho tirato fuori i giornali, che alla morte di Regeni. Allora io vi dico che non è lo striscione, non è lo striscione. Non illudiamoci, lo striscione, posso dire anche, è quella cosa che mettiamo su un palazzo e diciamo l'Italia ha fatto il suo dovere, abbiamo lo striscione. E nel frattempo non l'ha rimandato Slocar l'ambasciatore in Egitto. Lo ha rimandato il governo, e non voglio ridividermi sulla morte, di chi adesso protesta per lo striscione. E nel frattempo, mentre noi litigavamo su uno striscione, l'Egitto è entrato nell'alto commissario dell'ONU dei diritti umani, cioè quella struttura all'interno dell'ONU dove vanno gli stati a vigilare quelli che sono più concentrati sulla tutela dei diritti umani. Nel 2016 è andato l'Egitto e l'Italia intanto litigava su uno striscione. Alta l'attenzione su questa cosa qui. Ma il problema, ma teniamo alta finché credo vuole. Credo che sia una questione di ma guardiamo in faccia la realtà. Abbiamo rimandato l'ambasciatore. Abbiamo permesso che l'Egitto entrasse nell'alto commissariamento. Lo striscione è un paravento, e non parlo solo di Giulio Regeni, parlo allora, di un paese colpa di aver che non protegge, i rapporti che, non, con che non vuole veramente. E abbiamo colpa di aver rimandato l'ambasciatore. I rapporti con gli egitti, tanto io non mi sento vincolato da quanto dice Slocar, con tutto rispetto, per lei e per lui. Mi sto solo però mettendo a confronto le due cose, vabbè, perché se la verità... Vuole, allora, se vuole, metto a confronto anch'io. Lei è qui a protestare perché è stato tolto lo striscione, ma il governo del suo partito ha rimandato l'ambasciatore in Egitto. Lei è andata a protestare quando abbiamo rimandato. Ho avuto una domanda. Il mio messaggio è e mi prendo il diritto anche di incazzarmi, di vedere un paese che si divide sui morti. Allora. Perché ha avuto il coraggio di dire muoio da italiano. Tra un giovane torturato, non è con lo striscione che si chiede la verità. Centis, non e è poi con lo Sergio, striscione che Centis, ci facciamo rispettare. E non, dobbiamo ricordare agli italiani che camminano in Piazza Unità, tenere loro alta l'attenzione. Non è la politica, diciamo, o chi... Se fosse stato quello allora, che è successo all'Italia, agli italiani in giro per il mondo, negli ultimi 10 anni, se fosse successo agli Stati Uniti, alla Russia di Putin, ma anche all'Inghilterra o alla Germania della Merkel, questo è un dato, si sarebbero fatti rispettare. Questo e è un noi dato. Centis, allora, aspetti, Giacomo, questo è un dato però. Cioè, farsi rispettare per ottenere, non la diplomazia, forse anche... Beh, ragazzi, non è che scopriamo adesso che l'Italia, da un certo punto di vista, di peso politico internazionale, è fragile, è debole. Si sa, si vede, no? In tanti contesti. Né ci siamo rinforzati in questo anno. E neanche ci siamo rinforzati, anzi direi di più che forse ci siamo anche un po' indeboliti, no? Negli ultimi anni. Detto questo, io sono assolutamente convinto che non dobbiamo dare un colore politico ai nostri morti. Non dobbiamo dire questo è di sinistra, questo è di destra, questo è di centro, questo è di sotto, questo è di sopra, va bene. I nostri cittadini morti, i nostri ragazzi che perdono la vita per la causa del nostro paese, per la pace e per anche i progetti di lavoro come il nostro Regeni, va bene, sono morti, sono nostri ragazzi ed è giusto che il nostro paese cerchi fino all'ultimo momento possibile la verità per capire e scoprire come, dove e perché questi ragazzi sono morti. La presenza dello striscione, no Danilo, ma c'è anche una questione di sensibilità, di vicinanza, di attenzione, di ricordo.
di ricordo, di attenzione. Ti ricordo che lo striscione si sono dimenticati nei confronti, tutti. Ma non è vero, si sono dimenticati tutti. Danilo, non è vero. Non è vero. Come no? La sinistra, allora, sta tranquillo, se lascia stare la sinistra, che era complice, con i morti. Lascia stare la sinistra con i nostri ragazzi morti. Aspetti. Quindi la presenza dello striscione ritengo sia una questione che dà un significato, un'importanza e una sensibilità nei confronti dei genitori di questo ragazzo e di tutti i morti che sono ancora in attesa di un giudizio e di una verità. Ma quando è stato messo lo striscione su quel balcone? Quello ricordate quando è stato messo? Non è stato messo quando è stato scoperto il corpo di questo ragazzo italiano torturato. Quando non si arrivava alla verità, no? No, per quello diventa la verità. No, direttore, è stato messo quando Di Piazza era tolto dal municipio. Ah, bene. Ma fino a quel momento la Serracchiani non aveva messo nemmeno un adesivo giallo. Nella sede di Udine, che io ricordi era una sede di Udine. Ma nella sede di Piazza Unità? No, che io ricordi era nella sede di Udine. Ma quello che è stato tolto da Piazza Unità è stato messo il giorno dopo che l'ha tolto Di Piazza. Sì, sì. E allora fino a quel momento non c'è. Oh, vero, Sergio. Guardiamo. Vero. Sergio? Vero. Allora, è chiaro che... Era un messaggio, scusa, era un striscione politico quello da Serracchiani, per i picca, perché Di Piazza aveva tolto. Dai. È stato uno striscione politico della Serracchiani. Come no? Ma no. Come no? È così? No. Tolto dal Consiglio Comunale, dal Palazzo del Consiglio Comunale, e messo in Piazza Unità in Regione come risposta. Dai tu una lettura come politica. Come monito, la dai tu, perché lei la dai è tu, la capa e no, lei decideva. La dai tu una lettura oggi politica. Oggi ha detto subito, Federica lo deve riappendere, no? Lei ha detto, è ovvio. Sergio? Ma lo deve riappendere nel momento in cui non l'ha toccato per un anno. Perché il problema è questo, perché io posso capire i ragionamenti, ovviamente, giustamente, sia di Giacomelli che di Slocar, quando dicono non è con uno striscione che si chiede la verità, ci vogliono ben altri atti, bisogna anche essere coerenti con tutti gli atti. Però nel momento in cui qualcuno prende e fa anche quella decisione di appendere uno striscione, che comunque è una decisione, se vogliamo, anche forte, perché poi comunque di morti purtroppo ne abbiamo... tanti, di morti su cui chiedere la verità ovviamente ce ne possono essere tanti, di striscioni ne possiamo appendere non solo per i morti ma anche per ogni causa, potremmo appendere anche uno striscione per chiedere la verità sulla strage di Via D'Amelio dove è morto anche un cittadino vicino a Trieste ed era un poliziotto alla scorta, cioè ne possiamo mettere chiaramente tanti e avere praticamente il palazzo a college, che forse sarebbe anche una bella idea. Però poi non è che possiamo girarci dall'altra parte e dire vabbè, ho messo lo striscione e sono a posto, perché per quello dico, lo striscione non andava toccato nel momento in cui si decide di lasciarlo su, perché se, come ha fatto Di Piazza, arriva, dice io non lo voglio, lo tiro via, va bene, la Serracchiani ha detto io lo metto sul palazzo della Giunta, e allora se Federica voleva fare come Di Piazza e voleva essere coerente con quanto diceva Slocar, un anno fa lo toglieva e diceva ragazzi noi lo togliamo, rispettiamo la famiglia, andiamo a trovare la famiglia, gli spieghiamo che non è con uno striscione che si cerca la verità per la morte del figlio, era per far capire non puoi dire per un anno lo lascio, non c'è pregiudizio, perché tu le cose le spieghi come hai fatto oggi, hai detto il popolo della Bassa Friulana, noi vi chiudiamo un reparto perché facciamo una scelta precisa, ti prendi le responsabilità, vai lì, glielo spieghi, glielo dovevi dire un anno fa, Danilo, tutto perché... puoi dire a Federica, a meno che non sia uno ma glielo che prende le decisioni, un anno fa, tutto puoi dire di lui, è facile andare in campagna elettorale, lo fa quando vuole, non verremo noi a dirgli quando e come. Dai, e lui presidente fermi Sergio concluda, non si capiscono dopo replicato. Le cose le devi fare anche in campagna elettorale, non puoi andare solo alla tisana a dire vi riapriremo al punto nascita e non avere il coraggio di andare a Palma Nova a dire ve lo chiuderemo né in campagna elettorale né oggi. Bene. Questo è il problema. E sul discorso lo striscione è uguale, se c'era la coerenza di dire noi metteremo in campo tutto quello che possiamo come regione, potevamo votare una mozione, mi pare che l'abbiamo anche portata una mozione su Eugenio Onsen che è stata votata all'unanimità.
all'unanimità. È stata votata, per cui non si possono fare tanti atti, può essere anche la scelta striscione striscione no, Tiziano, bastava dirlo alla famiglia, spiegare che non è un affronto alla famiglia, se questo è l'intendimento del governatore, ma se l'intendimento è non possiamo perdere affari con l'Egitto, allora le cose cambiano. No, ma dico, No, l'ha detto lui, secondo me allora è un cose punto cambiano. Fondamentale questo. Ma per, allora guarda, un paese, no? Per l'amor del cielo. Ma scusa, un paese, un paese che non può fare politica estera, politica economica estera. Scusa, non può fare politica economica estera. Ma, cosa ma perdonami. Ma cosa dici? Ma voi veramente dovete andare a giocare con i Lego, i 5 Stelle è roba da Lego, tanto è vero. Ma tu sei non c'è in questo momento la cosa che fa arrabbiare me. L'ufficio presidente. La cosa che fa arrabbiare me è che nessuno ha protestato. Di quelli che oggi protestano per lo striscione, quando l'Egitto è entrato nell'alto commissario dei diritti umani, quando abbiamo rimandato l'ambasciatore, per cui quello che dice Danilo, secondo me, con tutto rispetto, è inesatto, nel senso che oggi come oggi, tra Italia e Egitto, è già tutto normalizzato. No, ma io non è sto tutto dicendo normalizzato. Io non, Claudio, lo striscione io non sto dicendo non oggi. Cambia niente. Io non sto dicendo oggi. Dico cosa è successo nel tempo. Non so perfettamente che non è un motivo attuale il discorso dei litigi economici. Il punto è questo. Cioè, ripeto, a me pare incredibile che litighiamo su un pezzo di stoffa. Perché questo era ormai dopo tanti anni. Infatti. Era la cosa che serviva. Se è stato tanto mi faccia finire, abbia pazienza. Guardi, non sono. Glielo dico prima, non sono uno che si intimidisce quando lo interrompono. Quindi glielo dico sinceramente. Ma ci stiamo confrontando. Oggi quello striscione serviva ad attirare l'attenzione degli italiani sulle beghe degli striscioni, invece che l'attenzione degli italiani sulle uniche cose che potevano costituire la verità. Perché per me non è solo una questione d'Egitto, perché l'Italia i rapporti con l'università inglese non li ha mai chiariti. Certo. E voglio vedere se ero tedesco. Certo, hai ragione. Rispondo solo, non volevo per niente intimidire, perché non è nel mio stile questa cosa. Dico solo che dire che è ridotto a un pezzo di stoffa, evidentemente è il pensiero che è peggio che un pezzo di stoffa, era uno specchietto per le allodole. Noi stiamo qua a parlare di striscioni. Guardi, io credo che ci siano livelli diversi in cui dobbiamo mandare i messaggi. Credo che ci sia un lavoro che chi ha la responsabilità di governo e chi ha la responsabilità delle indagini deve continuare a fare, e credo anche che ci sia una coscienza delle persone che deve continuare ad essere alimentata. Ha ragione. E le due cose non sono contrastanti. E io non sto dicendo che quello striscione serve a mandare avanti le indagini. Io mi auguro che le indagini vadano avanti nonostante lo striscione non ci sia più qui, perché magari ce n'è da altre parti. Credo solo che dobbiamo tenere la coscienza delle persone su questo, come su tanti altri casi che ci sono, molto attenta, e dobbiamo evitare quanto più possibile quella che è questo assopimento delle coscienze che oggi stiamo vedendo su tante e su tantissime cose. Per me è peggio che assopimento, è un'arma di distrazione di massa, perché io vorrei sapere se tutte le persone che hanno protestato contro questo fatto di togliere lo striscione hanno protestato quando abbiamo mandato l'ambasciatore. Ma non si può sempre andare la questione è semplice. Allora, siccome tu e il tuo gruppo, va bene, vi vantate che siete forti, state facendo interventi importanti, vedi anche quello di oggi, gli ospedali si chiude, si apre, eccetera. Dico, sarà mica un problema per togliere lo striscione un anno fa. No, allora toglievi lo striscione un anno fa. Cosa, il toglievi mantra, lo striscione guarda, un anno fa. Se lo striscione viene visto come un pezzo di stoffa buttato là, un anno fa, un anno fa, quando Federica vinceva le elezioni, il giorno dopo faceva una conferenza stampa. Guardate, signore, secondo il punto di vista, quel pezzo di stoffa buttato là non serve niente. Cambia niente. Io un faccio più, queste azioni e tolgo. Il giorno dopo toglie un anno. Allora io ti faccio una domanda, il problema è un altro, come diceva Giacomelli, questo striscione, se lo vedi in tutte le scuole, è un messaggio politico,
che lo state usando, state strumentalizzando, no, la, state strumentalizzando, no, la morte di quel ragazzo e il dolore dei suoi genitori. Scusate, c'è stata una mozione in consiglio regionale sulle Regeni, ricordate? L'ha presentata il centro-sinistra, il consigliere Hossel. Vi ricordate in che occasione? È stato l'unico documento in cui abbiamo parlato di Giulio Regeni in consiglio regionale. Vi ricordate in che occasione? Non è stato perché in quel momento erano uscite le notizie dalla procura, non è del Cairo, non è stato quando c'erano problemi di comunicazione tra il tribunale italiano e la procura del Cairo, non è stato quando dall'Inghilterra non arrivavano le notizie, è stato quando Salvini ha detto dobbiamo riprendere i rapporti commerciali con l'Egitto. Cioè, l'unico momento in cui è stata presentata una mozione che io ho votato, perché sono stufo di dividermi sul sangue degli italiani, esattamente come spero che un giorno altri votino le mozioni su quattro occhi, altri votino le mozioni a sostegno di chi come i Marò italiani senza processo rimasti in India per anni, mi piacerebbe che un giorno le votassimo tutte. Ma l'avete, bisogna dirlo, il centro-sinistra l'ha fatto non quando c'erano le novità giudiziarie o le non novità giudiziarie, ma quando Matteo Salvini ha detto una frase che non gli piaceva. E allora arriva la mozione. Allora sì che viene il dubbio che ci sia la strumentalizzazione. Perché di 10 novità su Giulio Regeni, o non novità, o misteri che ogni anno escono, poi interveniamo sugli striscioni, sulla frase di Salvini, sulla frase di Di Piazza, che io anche lo capisco. Non ce l'abbiamo la coscienza nazionale di proteggere la nostra gente all'estero. Però diciamolo! Che intervenite quando parla Salvini. Aspetti Giacomelli, da già o poi... Non trovo niente di scandaloso se la mozione è nata in quella occasione, nel senso che quando succedono delle cose che possono distogliere l'attenzione o far dimenticare o far calare l'attenzione su altri aspetti, allora giustamente li si rimette, li si rimette in luce. Non farlo, ecco, piuttosto quando l'università inglese non dà le carte ai magistrati inquirenti italiani. Quello è un bel momento per fare la mozione. Presentatele per Danilo, presenta no, la mozione. Ma vedi una cosa. Una mozione per Ilaria Alpi, no, presenta la mozione per Patrò. Presenta la mozione. Tiziano, dunque vorrei capire Tiziano, le prime affermazioni che ha fatto il collega usare i genitori. Quando ha detto all'inizio gravissimo, a che cosa si riferiva? Era ironico o non aveva capito di chi erano le dichiarazioni? No, gravissimo, gravissimo, e la polemica di Repubblica che sta andando avanti alimentando una vergogna. È una vergogna, no, che noi abbiamo i giornali e le televisioni, no, che è la verità. Ma no, è la verità. Riprendono. E se quelli sono i vostri numeri, sperate che siano contro di voi, ma non sono contro di voi. No, sarà un favore di noi, ma a me non interessa. Non è giusto speculare sulla morte di un ragazzo e sul dolore di una famiglia, che si arrampica sul fatto dello striscione per tenere vicino il suo figlio. Questa è la verità, perché i genitori sono straziati dal dolore e hanno la motivazione della loro vita e correre dietro per avere la verità della morte del loro figlio. Ok? Che disgraziato è andato a morire in una maniera stupida, stupida, o colpa di qualcuno. Atroce, la perché direi, più che stupida. Sì, ma stupida, anche stupida, cioè, sì, magari anche stupida, una morte stupida. E io dico una cosa, non possiamo far sì che la politica... davanti a, sulle scuole strumentalizzate i giovani, ma non vi vergognate, lo fermi? Non è accettabile questa cosa. Danilo continua a scaricare è la verità, continua a scaricare cose inaudite e inaudite e insensate. Va bene, sta dando un colore politico a questo povero ragazzo. È la verità, voi l'avete dato, non noi. Ma dai, allora, ci chiudiamo, ho la pubblicità, abbiamo ritardato perché era giusto dedicare comunque un confronto su questo tema che oggi avete visto diventato di nuovo di polemica. Dopo vi faccio ascoltare l'ultimo Salvini di oggi, mettiamola così. Ma no, Salvini, basta Salvini, è sempre su televisione, sempre Tele 4. Guarda che è una notizia, dopo lo mandiamo in giro in rete. Guarda che questo, nell'ultima intervista a Sky hanno interrotto e ha mandato una dislocata. Facciamo un attimo che c'è Danilo. Scusate, per stemperare, posso vedere quegli occhiali? Li possiamo far vedere? Perché siccome è criticato sempre per gli occhiali e non li avevo mai visti così. No, li indossi lei perché io non mi permetterei mai. Uno tondo e l'altro quadrato. Mi piace? Madonna. Sono belli. Vabbè, allora, pubblicità, poi facciamo sentire Salvini, arriviamo ai temi dei conti pubblici. So che Sergo voleva replicare alcuni sms che sono arrivati, quindi spazio anche su questo. Tra poco.
Ancora migranti della rotta balcanica avvistati a piedi nelle zone periferiche della città. Siamo a Omio in questa circostanza e l'istantanea è stata scattata da Marco Prelzo, militante della Lega Triestina, che mentre stava andando a lavorare si è imbattuto in questo gruppo di ragazzi, i quali procedevano a piedi in direzione centro di Trieste. Stamattina verso le 7:30 circa ho visto un gruppo di ragazzi, intorno a circa 30 ragazzi, che andavano in direzione Trieste. E da lì ho subito avvertito la polizia di frontiera e poi ho intercettato per fortuna una pattuglia, l'ho fermata e hanno subito fermato i ragazzi che erano in direzione Trieste. La dinamica è la consueta, le segnalazioni sono numerose e il fenomeno è praticamente all'ordine del giorno. Il sindacato autonomo di polizia, il SAP, ha anche diramato una nota dove oltre a mantenere alta la richiesta di personale, e ricordiamo che ora si entra nel vivo periodo di ferie e quindi organici ridotti, ha anche avanzato la proposta di nuovi spazi, identificando la ex caserma della finanza di Fernetti. Tornando oggi, Prels a sua volta intende rimarcare l'emergenza balcanica. Non dimentichiamo che due settimane fa sono state due settimane di pioggia, quindi sicuramente non hanno attraversato le zone boschive, perché poi di questo parliamo. Ovviamente fermarli via mare per noi, anche per il partito che rappresento, è molto più facile. Ovviamente la situazione balcanica è sicuramente difficile da affrontare. Infine un giudizio politico sul lavoro di Salvini, Fedriga e Roberti. Sulla parte ovviamente via mare il ministro Salvini ha fatto un ottimo lavoro e sulla parte balcanica ci stiamo impegnando. Sicuramente mancano ancora delle forze di polizia, ci sono stati degli accordi con la polizia slovena, questo sicuramente grande lavoro di Massimiliano Fedriga ma anche di Roberti sulla parte sicurezza, e quindi tenere da parte nostra alta questa situazione per controllare sempre di più questo flusso che secondo noi è difficile da controllare. Così sul fronte migranti che negli ultimi giorni, però c'erano molti sms sulla ferriera. Sergio, voleva replicare su alcuni? No, brevemente, solo un piccolo flash, perché ovviamente dicono che nessun politico parla della ferriera. Noi questa mattina in capigruppo, credo che anche il capogruppo Centis possa essere testimone, avevamo chiesto al Consiglio regionale di discutere una mozione che stiamo presentando, che praticamente era pronta proprio sulla ferriera. Credo che sia, non ne conto neanche più in 5 anni quante ne abbiamo presentate e discusse, quindi qualcuno che si occupa della ferriera in questa regione c'è stato impedito. Perché contrariamente alla prassi, credo che ci fosse anche Giacomelli, capigruppo, contrariamente alla prassi che se un consigliere annuncia di voler discutere una mozione ancorché non depositata, di solito si accetta questo, si è sempre accettato. Fatto anch'io, e invece me l'hanno negato di un anno e mezzo, da oggi pare che non si possa più. Non abbiamo votato niente del genere? Non si vota, ho detto che è stata richiesta e c'è stato impedito, no, credo, da Zanin, il presidente di tutti. Senti chi c'era, quindi solo per dire che noi ovviamente continuiamo a seguire. Avete le medaglie di circostanza? No, ma sa perché? Perché anche lì, se le vogliamo, perché vede, allora guarda, un sigillo. C'è una cosa che c'è una cosa che ci potete contestare, anzi ci potete contestare tantissime cose, ma siccome qui avete gli ex governanti, gli attuali governanti, loro sanno che di fronte alle loro promesse noi li inchiodiamo. Avete promesso qualcosa? Vi inchiodiamo. Di Piazza ha promesso che in 100 giorni si chiudeva la ferriera? No, e siamo ancora. Sergio è un refrain. Perché non ha mai detto ma non è solo, lui, ma non è solo di Piazza, chiaramente. Era lui presente al No, ma lo ammise anche Cosolini dopo la polemica, non l'aveva mai detto però, nei giorni in cui avrebbe fatto quelle cose i primi giorni. Noi dobbiamo ci sono vari problemi e li stiamo vedendo. Noi possiamo anche solo ringraziare, scusa un attimo che tu parli troppo. Dai, sloga, adesso via. Se la prenda con un sai, non con Sergio, dai. No, prenditela con me. Ma anche lui è la voce. Ma io ti rispondo, non c'è problema, Usai è troppo buono. Ostia. Vabbè, allora. Vabbè, se hai paura di Usai si è messo male, allora. Io? Perché è buono Usai. Allora. Se lo fai arrabbiare, non volevo sei più cattivo di un buono che diventa cattivo. Esatto, allora fermi tutti. Con questi governi voglio farvi insieme, Sì, ma non in regione. Ma dove governi insieme, dai.
Come no? Governate assieme a Roma? Hai ragione, no? No, no, ma chi con Sai, loro due no, non governano assieme. No, loro due non sono. Lui e Sai non vanno d'accordo. È un appoggio esterno in regione. Sono due tipi di 5 Stelle in regione. Non vanno d'accordo. No, sono 5 Stelle. Non va d'accordo con Sai? No. Ma chi? Lei non va d'accordo con Sai? È così, così. Creda Slocker ancora. Allora. Qualcuno che creda Slocker, non so. Allora, cercavo il dato politico, già la retroscena. Allora. Potrei raccontarti alcuni, ma non so. Dai, via. Allora, vediamo cosa ha detto Salvini oggi, perché di fatto torna sulla questione delle tasse, cioè la ricetta, nel momento in cui, anche anzi scusami Guido, ci fai sentire prima il Premier Conte, che spiega quali sono i numeri reali con i quali hanno, sui quali hanno risposto all'Europa. Vediamo. Ho scritto anche nella lettera. La lettera contiene un messaggio politico molto chiaro. Non vuole certo, non serve la lettera a dire non rispettiamo queste regole, non ci applicate queste regole. Fino a quando non le cambiamo sono queste. Quindi c'è un binario tecnico che va avanti. L'abbiamo avviato per quanto riguarda sul fronte interno, ieri abbiamo deliberato per rendere operativo il congelamento già previsto dei 2 miliardi, completeremo mercoledì prossimo, col prossimo Consiglio dei Ministri, definitivamente faremo l'assestamento per certificare come i conti vadano meglio del previsto. Quindi noi potremo certificare che siamo intorno al 2,1 e non al 2,5 come prescrive e prevede la Commissione europea. Questo però riguarda il binario tecnico. Per quanto riguarda l'aspetto più generale politico, l'ho affrontato nella lettera. Sono stato molto chiaro. In questo momento noi abbiamo un patto di stabilità e crescita che è molta stabilità, poca crescita. Dobbiamo invertire un attimo queste regole. Si avvia una nuova legislatura europea. Vogliamo un dialogo ovviamente su questo fronte. Riteniamo che si debba lavorare per contrastare la disoccupazione. Riteniamo che ci sia da lavorare per la crescita non solo economica, anche lo sviluppo sociale, e sono ovviamente questi i temi che vogliamo ridiscutere. E poi Matteo Salvini, che ha già parlato di tante cose, compreso la Sea Watch, ma ci interessa l'aspetto fiscale, economico del nostro paese. Sentiamo. È per questo che bisogna tagliare le tasse. Implicherà i vostri sforzi nella trattativa con la Commissione europea? No, anzi, il contrario. Ci dice che tagliare le tasse è un'urgenza, è un'emergenza. Se l'economia è ferma, l'unico modo per farle ripartire è opere pubbliche e taglio delle tasse. Altre ricette non ce ne sono. Sulla lettera da inviare l'inviare. Le piace, Sergo, questa ricetta? Opere pubbliche e taglio delle tasse. Ah, pensavo un messaggio che mi ringrazia perché ho parlato della Ferriera, mi piaceva. Ma opere pubbliche sempre disponibili purché siano utili al paese e non opere inutili. Taglio delle tasse, come abbiamo sempre detto, se ci sono le condizioni, ben venga, ce l'abbiamo nel contratto di governo poi. E quindi è ovviamente uno degli obiettivi. È chiaro che non si possono neanche qui fare né promesse né annunci senza parlare poi di cose efficaci. È chiaro che c'era anche qualcuno che magari si aspettava che dopo le elezioni europee potesse cambiare tutto in Europa e quindi potesse anche cambiare l'atteggiamento dell'Europa verso l'Italia, perché questa ancora è la verità. Ancora ci spero, ho sentito Premier Conte, finché non cambiano le regole. Sì, ma le regole, poi bisogna vedere le maggioranze e cosa si decide su quei decreti. 60 milioni di abitanti può cambiare le sorti dell'Europa, ricordati. Beh, speriamo. Beh, ma lo speriamo. Sono numeri che non sono numeri parlamentari. Tutti quanti per dire che siamo contrari all'austerity e ovviamente noi ribadiamo questo. Essere contrari all'austerity vuol dire non massacrare un popolo di tasse come sta avvenendo. Flash per tutti. Anni e anni, non da un anno. Ha sentito, la ricetta è quella ancora, abbassare le tasse, ci credono, insiste Salvini coi conti che sappiamo. Certo, la sua ricetta, bisogna sapere dove trovano le risorse. Ci aveva promesso anche il Premier Conte che questo sarebbe stato un anno bellissimo, ne è trascorso ormai una metà, mi pare che l'autunno si presenti più cupo di quanto non sei sia stata che succeda questo, vero? No, non sono per gli italiani, vede che sorridi, ti piace? Non sono per niente felice di tutto questo, è che in questi godi mesi nel fatto
ma guarda, che vada male, guarda, mi pare che l'unico che gode nel fare battute stupide in questo momento sei tu. Io credo che sia necessario affrontare le cose in maniera seria. Le tasse vanno ridotte, sì, prima di tutto bisognerebbe farle pagare a tutti, dopodiché bisogna, nella riduzione delle tasse, mantenere quello che credo sia un principio sacrosanto, che è quello della proporzionalità, per cui chi ha di più paghi di più, e non un provvedimento piatto che porti chi ha di più a pagare come quelli che hanno meno, perché questa non sarebbe giustizia, questo sarebbe non dare a tutti le pari opportunità, e per il resto bisogna avere risorse per fare investimenti. Questo governo non mi pare che si abbia operato fino a questo momento per mettere gli imprenditori in condizione di lavorare meglio. Che cosa dobbiamo dire? Aspettiamo intanto le risposte dell'Europa, aspettiamo la manovra, dopodiché se parliamo da una parte di abbassare le tasse e poi a settembre ci troveremo a dover alzare l'IVA, credo che la bilancia, soprattutto per chi ha meno, non credo Slocar, che sarà Centis favorevole. E poi Giacomelli. Ma allora, il fatto di mandare dei parlamentari a cambiare le sorti dell'Europa, di maggioranze o altro, io voglio solo ricordare che l'Italia ha 60 milioni di abitanti. Sì, ma non siamo nei tavoli che conta. Guardate, non è così. Quanti sono in Europa? Non ha importanza, credimi. L'Inghilterra, ragazzi, vedo che di geopolitica siete, che ci andassero, non capite nulla, tu per primo, quanti sono in Europa? Il discorso è molto semplice: con l'Inghilterra fuori dai giochi, oggi una Europa con tre paesi, non stanno in piedi. L'Europa. Ma cosa vuoi che parla con te di economia? Ma ti rendi conto? Con te di economia. Parla con Salvini. Apri di nuovo un altro negozio. L'Italia. Apri un altro negozio. Più di mezzo milione. Sì, ma allora, 500 milioni. L'Europa fa 500 milioni di abitanti. Esatto. L'Europa fa 500. Danilo, ascoltami. L'Europa fa 500 milioni di abitanti. L'Italia, anche in questo giro, con il prossimo governo europeo, sarà fuori dai tavoli che contano. Ma non è così. Sarà fuori dai tavoli che contano. Ma non è così. L'alleanza di governo che si metterà in piedi in Europa. Ma le dinamiche internazionali sono diverse. Le dinamiche internazionali penalizzeranno ancora di più l'Italia. Perché mi dispiace, ma io quando leggo, apro i giornali ogni giorno. Ma ho capito. Apro i giornali. Ma quelle sono le maggioranze. La maggioranza. Danilo, hai aperto l'IMES. I giornali. Hai mai aperto invece di prendere i giornali politicizzati di una parte? Le nostre hai aperto l'IMES qualche Danilo, volta? Ti lasci hai parlare. Letto l'IMES? Scusa un attimo. Aspetti, prego. Allora, il nostro manufatturiero segno meno, da settimane segno meno. Siamo penalizzati. Le imprese, ieri in Consiglio regionale abbiamo presentato delle notizie stampa, 900 milioni di infrastrutture fermi perché non partono, perché ci sono le aziende che sono ferme. Allora, con questi dati dove vai? E poi ti aspetto quest'autunno, quando saranno a trovare 25 miliardi per bloccare l'aumento dell'IVA. Ti aspetto quest'autunno, quando saranno a trovare i soldi per la finanziaria. L'hanno già. Allora, Danilo, neutralizzare l'IVA, Danilo, è sempre stata una delle cose. Si può fare, diciamo, ogni sì, ok, ma aumentano. Quindi l'idea è quella di neutralizzare una parte. Certo, una parte. No. Quasi tutto. Sì, ma per naturalizzare devi trovare i soldi, Danilo. 23 miliardi. Devi trovare i soldi, Danilo, per naturalizzare, se no l'IVA aumenti. E se tu porti l'IVA dal 22-25%, vuol dire una mazzata. Tu ragioni sempre. Dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo in casa. Quindi il mantra continuo: abbassiamo le tasse. Giacomelli. È da spot elettorale inesistente. Continuano a fare spot elettorali. Vedremo. Fermi. Io non lo commento, nel senso che comunque ho visto di solito voi sapete la grande critica che Fratelli d'Italia, tra mille cose che va d'accordo, guarda, Fratelli d'Italia secondi, con la Lega, Giorgia Meloni con Salvini, è quello di aver affidato la politica economica ai 5 Stelle. Questo per noi è il grande errore della Lega, per il resto andiamo molto d'accordo. Meloni, io non commento perché l'ho già visto. Salvini dice bianco, Di Maio dice nero,
poi Salvini risponde. Tria non è di nessuno, Maio, diciamo, in questo momento il ministro... Il Corriere della Sera scrive il governo scricchiola, poi arriva Conte e dice metto tutti d'accordo e dopo una settimana non si sente più niente. Quindi io le dichiarazioni sulla stampa, sulla TV, i tweet e Facebook non mi interessano niente. Bravo. O leggo un provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o non credo più a nessuno. Bravo. Del governo. Chiaro, grazie a tutti per essere stati con noi, chi ci ha seguito a casa, ci vediamo domani sera alle 21 e domani mattina a partire dalle 7 con Sveglia Trieste. Grazie, buonanotte.